Grazie, allora grazie a tutti. Vi invito a scendere così facciamo una breve introduzione di questa giornata di lavori che avvieremo tra pochissimo, una giornata di confronto importante a 7 giorni dal voto, un voto particolarmente importante perché ci sono delle sfide aperte con il PNRR che dovrà essere attuato e quindi è un voto particolarmente importante per le amministrazioni dover scegliere il proprio presidente di regione. Un incontro particolarmente importante è quello di oggi, voluto da Forza Italia, che affonda le sue radici storiche in questa regione, come ha voluto ricordare anche il presidente Berlusconi nel suo discorso di pochi giorni fa. È qui che ha avuto la possibilità di iniziare a realizzare i suoi sogni, le sue attività che, come tutti sappiamo, sono andate ben oltre i confini regionali. Allora non voglio togliere spazio a chi dovrà parlare, ministri, sottosegretari, rappresentanti delle istituzioni in questa sede importante. Do subito il benvenuto sul podio alla coordinatrice regionale della Lombardia e presidente dei senatori di Forza Italia, la senatrice Licia Ronzulli. Beh, intanto davvero grazie a tutti per essere qui. Buongiorno, buon sabato. Grazie per essere venuti questa mattina. Ringrazio ovviamente gli amministratori locali, le associazioni di categorie e sindacali che hanno accettato il nostro invito. Ringrazio i ministri, i viceministri di Forza Italia che hanno voluto dare con la loro presenza massiva un segnale di concretezza e attenzione alla nostra Lombardia. Siamo quasi in direttiva finale, l'ultimo weekend di campagna elettorale prima di una scelta importante, una scelta che disegna il confine tra vincere o perdere, tra dare continuità al governo, al governatore Fontana, al governo Fontana che ha fatto bene e che ringrazio perché ha tenuto duro in una delle fasi storiche più difficili che si ricordino, oppure permettere alla sinistra di distruggere quanto fatto in questi anni. La Lombardia è la regione più produttiva e efficiente d'Italia e questo grazie a quasi 30 anni di buon governo del centrodestra, al quale gli elettori hanno dato e continuano a dare fiducia perché a premiare sono il lavoro e i risultati. Abbiamo organizzato questa mattina di confronto e ascolto con il buon governo di Forza Italia, che sarà forza di governo all'interno di questa regione e alla nazione in questi 5 anni, in questi prossimi 5 anni. Lo abbiamo fatto pensando appunto agli amministratori locali, alle associazioni di categoria, in buona sostanza a chi sostiene sulle spalle la vita imprenditoriale da un lato e la vita pubblica e amministrativa dall'altro.
Lo abbiamo organizzato pensando a chi dedica il proprio tempo agli altri, alla crescita dell'Italia. Lo abbiamo organizzato pensando a chi ha a cuore la crescita del benessere collettivo e il progresso di questa società come orizzonte di vita. Questo perché abbiamo l'ambizione di tornare ad essere il primo interlocutore dei ceti produttivi e industriali del Paese. Stiamo lavorando per questo, ovviamente attraverso politiche reali, semplici ma concrete, azioni che rispecchiano la visione del futuro che abbiamo in mente per i nostri figli, per l'Italia, per gli italiani. Tutto questo si realizza attraverso azioni concrete. Come dicevo, parlo della nostra battaglia a sostegno di politiche attive per il lavoro, per garantire un impiego ad ogni cittadino e non solo per i giovani, sapendo bene che non ci sono e non ci possono essere posti di lavoro senza le imprese che questi posti di lavoro li creano e che quindi dobbiamo metterle nelle condizioni di non essere soffocati dall'oppressione fiscale. Una delle strade che Forza Italia ritiene prioritaria per liberare energie virtuose e stimolando il rapporto tra pubblico e privato. Parlo dell'impegno che abbiamo preso e che manterremo per assicurare pari dignità agli anziani, colonna portante della nostra società, che hanno contribuito con il loro lavoro negli anni a creare la ricchezza di questo Paese. Parlo della lotta alla burocrazia, madre di tutte le sfide, vero cancro di chi fa impresa, perché semplificare significa rilanciare la nostra economia. E parlo di come ci siamo battuti per la legge di bilancio, dei risultati che abbiamo portato a casa in sole pochissime settimane dall'insediamento del governo. E parlo finalmente anche dell'autonomia regionale, riforma che avevamo promesso nel programma di centrodestra e per la quale i Lombardi avevano votato anni fa questo referendum. Ed è stato possibile solo grazie ai correttivi che ha introdotto Forza Italia, senza i quali non sarebbe stata possibile l'approvazione in Consiglio dei Ministri. Penso per esempio al grande lavoro di mediazione tra esigenze del Nord e bisogni del Sud, aprendo ad una nuova stagione di migliori servizi, maggiori tutele di diritti per tutti gli italiani. Ed è una stagione di assunzione di responsabilità, di modernità, di efficienza, una stagione che vedrà la Lombardia protagonista perché saranno grandi i benefici che otterrà e sarà ancora più potente il motore che forniremo alla nostra regione e che potrà continuare a svolgere il suo lavoro di locomotiva d'Italia correndo in maniera ancora più spedita. E poi parlo di una giustizia giusta, leale, garantista e non soltanto a giorni alterni, e di cui noi di Forza Italia siamo i massimi interpreti e che ristabilisca questa nuova giustizia, un rapporto diverso tra cittadino e Stato. E a proposito di giustizia, consentitemi di fare una piccola digressione. Ieri con il vice ministro Sisto e il mio collega Alessandro Cattaneo siamo andati a visitare il carcere di Pavia. Abbiamo verificato onestamente lo stato comatoso delle strutture carcerarie. Hanno bisogno davvero di tanti, tanti interventi strutturali e sicuramente, ma abbiamo prima di tutto fatto visita agli operatori della polizia penitenziaria, che si spaccano la schiena e che lavorano in condizioni davvero precarie, tra strutture fatiscenti, un ambiente psicologico che metterebbe sotto pressione chiunque e mancanza di personale. Ecco, questo per dire che noi stiamo da quella parte lì, dalla parte degli operatori, dalla parte della giustizia, dalla parte delle forze dell'ordine, dalla parte delle istituzioni, dalla parte dello Stato, e non abbiamo dubbi e non abbiamo ambiguità. E a proposito del caso Cospito, che vuole disegnarsi come un martire, una vittima, quando un martire, una vittima non è, che può fare tutti gli scioperi che crede, ma lo Stato non si farà ricattare. Il 41 bis non è in discussione, non si tocca, lo Stato non si piegherà.
E la contrapposizione maggioranza-opposizione su questi temi, su questi fondamentali, è sbagliata, perché apre una falla, perché ci rende deboli, e quando siamo deboli siamo aggredibili. Un paese che si divide sulla legalità è un paese fragile. Invece dovremmo essere tutti uniti, con fermezza, remando tutti dalla stessa parte, dalla parte della giustizia. E al netto di questa piccola parentesi, ci sono tantissime mete che ancora noi dobbiamo raggiungere insieme, lo dobbiamo fare per rilanciare la regione ancora una volta e il paese. Ma lo faremo con l'orgoglio di quelli che in soli 100 giorni abbiamo realizzato, le cose che abbiamo fatto in pochissimo tempo, con cui domenica e lunedì ci sottoperremo al giudizio degli elettori lombardi. Orgoglio non soltanto per aver dato il Paese dopo 11 anni un governo stabile e politico, orgoglio per la nostra capacità di dimostrare in questa regione e in tutto il Paese che quando prendiamo un impegno noi lo manteniamo. E quindi chiudo davvero ringraziando tutti, ringrazio chi interverrà dopo di me. Voglio ringraziare però ovviamente prima di tutto i candidati che qui non ci sono, perché giustamente sono sul territorio a prendere la preferenza, e li ringrazio per il grande contributo che stanno dando a Forza Italia a prescindere dal risultato. Voglio ringraziare tutti i coordinatori provinciali per aver organizzato così in questa settimana, in modo secondo me davvero esemplare, la campagna elettorale. Voglio ringraziare ovviamente i parlamentari, tutte le persone, tutti i militanti, tutti i volontari che si ritrovano nella nostra bandiera, che continuano a farlo. Un ringraziamento speciale a Doriano, a Enzo, al coordinamento giovanile. Grazie a tutti. Grazie senatrice Ronzulli. E allora, come ha anticipato poco fa, è qui presente anche il presidente Fontana, che invito a salire qui sul podio per un saluto istituzionale. Benvenuto presidente. Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, partiamo dalla premessa che mi scuso fin da adesso, ma dato che io sono candidato vi saluto e poi vado a recuperare qualche voto, no? Perché non si può certamente lasciare nulla di intentato, perché il 12 e il 13 sarà una data e un'elezione molto importante. Innanzitutto partiamo dal presupposto che il compito che abbiamo tutti noi è di andarlo a dire alla gente, perché io ancora purtroppo incontro gente che non sa che il 12 e il 13 si vota per le elezioni regionali, e devo dire che le nostre reti nazionali non è che ci stiano dando una grande mano. Se iniziassero a comunicarlo magari un po' prima del telegiornale, un po' dopo il telegiornale, magari qualcuno in più lo saprebbe, ma va bene. Io credo che... Con rappresentanza. Quello è, non chiedo così tanto. Non chiedo 12 così tanto. E 13 si va a votare. 12 ecco. E si va a votare per qualcosa di molto importante, amici, perché qui il 12 e il 13 si scontrano due modelli che sono incompatibili l'uno rispetto all'altro. E sono da un lato il modello del centrodestra, che ha consentito alla regione Lombardia di raggiungere tanti primati, di essere la regione più veloce d'Italia, la vera locomotiva di questo paese. E poi dall'altra parte invece c'è un modello che va in una direzione completamente opposta. Non dimenticate che insieme al PD c'è alleato anche il Movimento 5 Stelle, quelli che non vogliono un'infrastruttura, l'hanno già detto tutte le volte che noi in Consiglio regionale portavamo avanti qualche aggiornamento, qualche passo avanti, per esempio sulla pedemontana, loro facevano le barricate per cercare di impedirlo. Non vogliono infrastrutture, ma non vogliono grandi eventi, hanno cercato di boicottare in tutti i modi le nostre Olimpiadi, hanno cercato fino all'ultimo di impedire che venissero realizzate le Olimpiadi. Pensate che prima volta nella storia delle Olimpiadi, le Olimpiadi non sono state assegnate a uno Stato, ma sono state assegnate a due regioni, che è una cosa che ha dell'incredibile. Poi i governi successivi hanno cambiato idea, adesso c'è anche lo Stato, ma al momento no. Ed è un modello che va nella direzione, l'ha detto il segretario dei 5 Stelle, bisogna chiudere i termovalorizzatori.
E allora io chiedo ai cittadini lombardi, ma voi che tipo di sviluppo volete portare avanti? Quello della sussidiarietà, della collaborazione fra pubblico e privato, della possibilità per tutti i cittadini in assoluta libertà di portare avanti qualunque iniziativa, qualunque voglia di realizzarsi, oppure volete portare avanti una scelta che va nella direzione opposta, centralistica, statalistica? Ultima cosa, è emerso che sia un'aggregazione a noi opposta che l'altra, sicuramente non vogliono l'autonomia. Questo l'hanno detto in maniera assolutamente esplicita. Sì, c'era qualche dubbio su Calenda, ma settimana scorsa Calenda ha detto no, che l'autonomia è assolutamente non da portare avanti. Quindi, ecco, dico che sono delle elezioni veramente importanti perché ne va del futuro della Lombardia. E noi, vedete, poi vi lascio, due cose voglio ricordare. La prima è che il centrodestra in Regione Lombardia ha governato bene da 28 anni, ha governato bene nell'ultimo quinquennio, ma soprattutto che siamo una vera squadra, siamo veramente uniti. In 5 anni non abbiamo mai avuto un momento di fibrillazione, non abbiamo mai avuto un momento di difficoltà, non c'è mai stato per una volta il dubbio che qualcuno si sfilasse dalla maggioranza. Siamo stati assolutamente coesi, abbiamo sempre deciso in modo concordato, tutte le scelte le abbiamo fatte discutendo fra di noi, e quindi credo che in un paese come il nostro questa sia la vera rappresentazione di come un governo debba essere. E poi quindi lasciatemi concludere dicendo che noi non abbiamo una visione che mi permetto di riassumere in poche parole. Noi vogliamo che la nostra Lombardia continui ad essere prima. La Lombardia è prima come attrattività di investimenti a livello internazionale, è prima nelle classifiche che riguardano il numero delle start-up innovative, è prima come per quanto riguarda le previsioni di nuovi posti di lavoro per l'anno 2023, è prima negli investimenti in materia di innovazione e di ricerca. Ecco, lasciamo che la Lombardia continui ad essere prima e a volare alto. E chiediamo, e poi noi proponiamo che questo sviluppo vada nell'ambito di quel principio di sostenibilità che oggi è assolutamente imprescindibile, purché sia una sostenibilità ragionata. Noi chiediamo che sia una sostenibilità ambientale, ma anche economica e anche sociale. Bisogna fare in modo che lo sviluppo nostro sia nell'ambito del rispetto ambientale, ma anche nell'ambito delle regole che sovrintendono allo sviluppo economico. E poi vogliamo che sia connessa, vogliamo eliminare ancora quei gap infrastrutturali che certe parti del nostro territorio ha. Quindi vogliamo creare infrastrutture sia materiali che immateriali per fare in modo che tutti i territori della Lombardia possano avere le stesse opportunità, sia di circolazioni che di connettività con la rete, perché nessun territorio deve rimanere indietro. E noi abbiamo già iniziato ad andare in questa direzione col programma e col progetto delle aree interne, che sta riscuotendo tantissimo successo e che va proprio nella direzione di andare incontro ai territori che hanno più difficoltà. Ultima cosa, la Lombardia deve essere anche solidale. La solidarietà è sempre stata uno dei punti fondamentali dell'animo del nostro popolo, dei lombardi. I lombardi hanno dimostrato in tutte le occasioni, e noi vogliamo che nello sviluppo di questa regione nessuno resti indietro, che nessuno si senta escluso, e tutti insieme riusciremo a realizzare un futuro con grandi prospettive, con grandi possibilità, coinvolgendo tutta la nostra popolazione. Vi ringrazio e viva la Lombardia, e il 12 e il 13 andate a votare. Grazie Presidente Fontana, un grandissimo in bocca al lupo, naturalmente buon lavoro. Allora, direi di dare inizio a questo momento di confronto davvero molto importante. Allora chiamo a salire sul palco i primi tre relatori di questa mattinata, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Onorevole Antonio Tajani. Buongiorno, benvenuto.
il ministro per le riforme istituzionali, la senatrice Maria Elisabetta Alberta Casellati. Buongiorno, benvenuta. Prego. E il vice ministro della giustizia, il senatore Francesco Paolo Sisto. Benvenuto. Ministro. Allora, davvero tanti i temi che sono stati introdotti anche dal presidente Fontana e che, sui quali cercheremo di ragionare e di dare delle risposte, partendo innanzitutto dal ministro e vicepresidente Tajani, perché insomma lei ha anche un incarico importante per quanto riguarda, qui abbiamo di fronte la rappresentanza del nostro tessuto imprenditoriale, la Lombardia è la principale regione nella quale si concentrano tanti investimenti, vuole essere però ancora di più attrattiva per gli investimenti in futuro. Nel corso soprattutto degli ultimi mesi lei ha fatto degli incontri importanti da questo punto di vista per cercare di dare stabilità in generale, perché un paese che non è stabile non è attrattivo, ma creare delle nuove partnership che consentano alle nostre imprese di poter andare all'estero e far venire investitori italiani. Allora le do subito la parola per cercare di descriverci intanto i recenti incontri. Non poteva essere diversamente per un governo che ha come elemento cardine Forza Italia, che è figlia di un grande imprenditore, saluto il presidente Berlusconi, ricordare che nel nostro DNA c'è il fare impresa, che in Italia ha un significato particolare. In Italia abbiamo 4 milioni di piccole e medie imprese. Se non ci fossero state, non ci fossero queste imprese, il nostro paese non sarebbe stato in grado di resistere in 15 anni a 3 crisi che hanno devastato il mondo intero. Quella di Lehman Brothers, quella provocata dal coronavirus e quella provocata dalla guerra in Ucraina. Noi italiani non abbiamo e non avevamo alcuna responsabilità per ciò che è accaduto. E noi dobbiamo puntare su questi 4 milioni di donne e uomini che possono rappresentare la vera grande opportunità per il futuro del nostro Paese. A che serve la politica estera? Soltanto a organizzare incontri, saluti e visitare le ambasciate? Assolutamente no. Ma chi fa la politica estera? Il ministro e gli ambasciatori? Assolutamente no. Il ministro e gli ambasciatori hanno il dovere di coordinare una strategia complessiva dove giocano un ruolo da protagonisti i nostri militari. Ricordiamo che abbiamo migliaia di donne e uomini in uniforme che nel mondo rappresentano il nostro paese e ci permettono non soltanto di sventolare il tricolore, ma anche di piantare il tricolore. Senza di loro non si può fare politica estera. Ma la politica estera la fanno anche i nostri parlamentari. Io credo nella diplomazia parlamentare. Nel Parlamento europeo esistono ad esempio commissioni che permettono di tenere rapporti costanti tra il Parlamento europeo e i parlamenti di tutto il mondo. La diplomazia parlamentare è fondamentale, ma c'è un'altra diplomazia che è fondamentale, che è la diplomazia economica. Noi abbiamo un saper fare straordinario, che abbiamo il dovere di esportare nel mondo e sappiamo bene che questo saper fare è apprezzato in tutto il mondo. I nostri imprenditori, grandi, piccoli, medi, piccolissimi, sono una straordinaria risorsa per far contare di più
il nostro Paese. Abbiamo il dovere di sostenerli, di accompagnarli, perché i grandi non hanno bisogno del sostegno dell'organizzazione dello Stato, ma i piccoli hanno bisogno di essere aggregati e di essere accompagnati nel mondo per poter mettere a disposizione dei grandi mercati i loro prodotti e il loro saper fare. Cioè il dovere dello Stato è quello di aprire nuove porte a questa importante parte del nostro tessuto industriale e imprenditoriale. Cosa dobbiamo fare noi per sostenere? Intanto favorire le esportazioni. Se noi pensiamo che il giro di affari dell'Italian Sounding, cioè del finto italiano, è un giro d'affari enorme nel mondo, ci rendiamo conto di quanta voglia d'Italia ci sia, molto di più di quanto noi pensiamo. Siamo un po' a volte portati ad autoflagellarci, ma c'è molta più voglia d'Italia di quanto noi riteniamo che ce ne sia. C'è molta più considerazione dell'Italia di quanta ne diamo noi stessi alla nostra patria. E allora dobbiamo sfruttare questa opportunità. Attenzione, c'è una doppia strategia, una che riguarda le esportazioni, e sono assolutamente convinto, visto che poi sono il responsabile della politica delle esportazioni del nostro Paese, più incrementiamo le esportazioni, più è facile ridurre il debito pubblico. È una chiave fondamentale per la riduzione del nostro debito, che è purtroppo molto alto. Allora quindi puntare sulle esportazioni, ma anche sulla internazionalizzazione delle nostre imprese, che è l'esatto contrario della delocalizzazione, anzi noi dovremmo puntare sul reshoring, cioè far ritornare a casa le imprese che hanno delocalizzato, puntando sempre sull'esplorazione di nuovi mercati. Ma la testa deve essere in Italia. Ecco perché il nuovo governo, e per quanto mi riguarda, gli insegnamenti che ho ricevuto in questi 30 anni, dal 94 ad oggi, di mia vita politica, da un signore che si chiama Silvio Berlusconi, per me sono preziosi. Non potrei guidare la politica estera del nostro Paese se non fossi stato un allievo di Silvio Berlusconi. E i suoi consigli sono preziosi tuttora, oggi. Sono fondamentali per far capire anche come muoversi. Il rapporto personale con i leader è una cosa che mi ha insegnato Silvio Berlusconi quando facevo il suo portavoce, quando ho avuto la possibilità di guidare i deputati europei di Forza Italia. Ecco, quindi organizzare missioni per la crescita puntando su realtà, penso ai Balcani, che erano state dimenticate per molti anni. Non possiamo lasciare quel mercato e quell'importante parte dell'Europa ad altri paesi. È ovvio che se siamo assenti arrivano altri, soprattutto extraeuropei. Abbiamo invertito una tendenza. L'Italia è tornata di nuovo ad essere protagonista, non è solo propaganda, nei fatti per molti anni si occupavano di Kosovo e Serbia soltanto due paesi, ci dovrebbe essere un quintetto, Stati Uniti, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna, era diventato un duetto, se ne occupavano solo Francia e Germania. Adesso si è ritornata ad avere l'Italia protagonista. L'ultima riunione, anzi le ultime due riunioni, hanno visto in Serbia e in Kosovo la presenza del consigliere diplomatico di Palazzo Chigi. Adesso già dopo la nostra missione in Kosovo e in Serbia, il 21 di marzo ci sarà un grande business forum a Belgrado. È una grande opportunità, e voglio venire anche un attimo alla Lombardia, una grande opportunità per tutte le imprese lombarde che sono fisicamente vicine ai Balcani, tutte le imprese del nord-est. Ma la Lombardia, siccome è la regione, diciamo, che è il fiore all'occhiello per quanto riguarda la politica industriale, con le tante realtà diverse che ha, i tanti settori, quando parlo di politica industriale mi riferisco anche all'agricoltura, cioè che rappresenta un comparto non secondario della nostra economia reale.
a Trieste il governo ha organizzato un grande evento per spiegare, e qualcuno degli amici che è presente qui oggi è stato anche protagonista di quell'evento, per spiegare cosa si può fare per avere un'Italia più protagonista e per fare più affari là, perché sennò è inutile mandare i nostri soldati che si comportano benissimo e veramente sono amati sia dai kosovari sia dai serbi per come si stanno comportando, ma lo stesso dobbiamo dire in Bosnia e Erzegovina, lo stesso dobbiamo dire in Albania, lo stesso dobbiamo dire per quello che fanno in Niger, per quello che fanno nel Corno d'Africa, ma il loro sacrificio di lavoro e anche di mettere a repentaglio la propria vita. Sarebbe vano se quell'azione non fosse accompagnata e seguita da una presenza della nostra industria, delle nostre imprese. E essere presente all'estero poi significa anche dare un'immagine del nostro paese, far sì che accendendo i riflettori sull'Italia possano tornare ad esserci importanti investimenti stranieri nel nostro paese. Io sono favorevole a che si investa in Italia, sono assolutamente contrario a investimenti fasulli che servono a comprarsi il nostro saper fare per poi portarlo in altra parte del mondo, ma questa non è una scelta a favore dell'Italia, è una scelta per rubarsi il know-how a poco prezzo. E lo stesso progetto che abbiamo attuato già in Serbia, lo faremo in Kosovo, lo faremo in tutti i Balcani, lo faremo nel nord dell'Africa. Adesso già in Egitto abbiamo organizzato un evento legato soprattutto al settore agroindustriale e agricolo, e quindi ci saranno, ripeto, per l'Egitto noi non facciamo marcia indietro per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e per quanto riguarda la vicenda Regeni. Vogliamo che si sappia la verità, ma nello stesso tempo dobbiamo avere un'interlocuzione con quel paese, perché se no non si risolve il caso Libia, perché c'è anche un tema immigrazione che noi dobbiamo affrontare. Poi anche Ministro, a proposito del tema immigrazione che lei stava intendendo, proprio 5 giorni fa, se non sbaglio, è stato siglato un importante accordo con la Libia proprio per riaprire di nuovo un dialogo, una collaborazione che possa, perché ricordiamo che il 50% delle persone, gli immigrati che arrivano nel nostro paese arrivano da lì, allora l'importante è fondamentale riuscire a porre di nuovo le condizioni perché si possa collaborare con questi assolutamente paesi. Serve la stabilità della Libia, stiamo lavorando perché ci siano elezioni presidenziali e parlamentari, stiamo aiutando anche la Guardia Costiera libica a contrastare l'immigrazione clandestina. Lunedì pomeriggio sarò ad Adria, in Veneto, con il ministro degli esteri libico per consegnare le motovedette della Guardia di Finanza, finanziate, la costruzione di queste motovedette finanziate dall'Unione Europea, le consegneremo ai libici perché possano pattugliare e contrastare il mercato di esseri umani. Questa è una delle iniziative, ma stiamo anche lavorando perché il prossimo decreto flussi possa premiare i paesi virtuosi da dove partono i flussi migratori. Cosa voglio dire? I paesi che faranno accordi con l'Italia, per cui riprenderanno gli immigrati clandestini che vengono da loro, avranno la possibilità di inviare più migranti regolari formati nel loro paese, pronti a venire in base alle richieste fatte dall'industria e dall'agricoltura, pronti a venire a lavorare in Italia, cioè partono da là formati, sanno dove devono andare a lavorare, non devono stare né in mezzo alle strade né attorno alla stazione centrale, vanno direttamente in fabbrica o in un'azienda agricola dove sanno che avranno un lavoro sicuro. Un sistema, insomma, di immigrazione controllata, come giusto che sia, come richiede anche il nostro paese.
Sposto però l'attenzione su un altro grande tema, che è quello energetico, che riguarda il nostro Paese, perché sul fronte internazionale sono stati siglati degli accordi molto importanti per riuscire a renderci indipendenti e a creare delle altre fonti di approvvigionamento. Le ultime settimane sono stati siglati degli accordi importanti. Assolutamente sì. In questo momento la nostra politica estera nell'area del Mediterraneo ha due obiettivi: risolvere la questione migratoria e risolvere la questione energetica. Obiettivi ambiziosi, non è facile raggiungere l'obiettivo nel giro di poche settimane, però abbiamo già compiuto una parte importante del percorso. È stato sottoscritto l'altro giorno a Tripoli dall'ENI un accordo con l'agenzia petrolifera libica per incrementare l'estrazione di gas produrrà energia elettrica per la Libia, ma poi permetterà alla Libia di esportare gas nel nostro paese. Lo stesso è stato fatto in Algeria. Oggi purtroppo non è qui con noi il ministro Gilberto Pichetto, perché? Non perché non vuole fare campagna in Albania, ma perché è in Azerbaigian per rinforzare le esportazione di gas attraverso il TAP, perché quel gasdotto può importare in Italia più gas di quanto non ne importa oggi. L'obiettivo finale qual è? Quello di trasformare l'Italia, soprattutto quella del sud, in un grande hub energetico da dove parta poi, rifornendoci dai diversi paesi del sud e del Medio Oriente, parta la fonte energetica per il resto d'Europa. Quindi un progetto ambizioso, però questo, per realizzare questo progetto dobbiamo, dico in maniera un po' rozza, però allargare i tubi, perché per garantire esportare, un maggiore flusso. Esatto, per garantire un flusso così importante serve eliminare alcune strozzature che ci sono. Le faccio un'ultima domanda al volo e poi proseguo nella nostra chiacchierata. È notizia di ieri, se non sbaglio, che ci sarà un importante incontro che vedrà 193 paesi nel nostro paese incontrarsi per parlare di sostenibilità, di innovazione proprio a luglio, un grande successo al quale vogliamo un attimo accennare. Sì, proprio ieri abbiamo concluso l'accordo con le Nazioni Unite, un accordo che porterà in Italia il grande vertice della FAO, al quale parteciperanno, come ha ricordato, oltre 190 paesi, per discutere dei differenti sistemi alimentari, per discutere anche della sicurezza alimentare. Questo evento porrà l'Italia, si svolgerà a Roma a luglio, porrà l'Italia al centro del dibattito sul futuro dell'agricoltura nel mondo. Questo significa che l'Italia, che ha vinto la concorrenza con altri paesi, è diventata centrale anche simbolicamente, perché se si svolge nella capitale d'Italia un evento del genere, è diventata simbolicamente la capitale mondiale del confronto sullo sviluppo agricolo e sulle grandi questioni alimentari nel mondo interno. Si tratta di un successo politico di questo governo, che ha voluto rimettere ancora una volta l'Italia al centro delle grandi, del essere un po' il crocevia delle grandi decisioni che riguardano non solo il presente ma anche il futuro del nostro paese. Ecco, l'obiettivo, concludo, della nostra politica estera è quello di far tornare l'Italia protagonista. Lo era stato quando c'era al governo Silvio Berlusconi e vorremmo che la filosofia Berlusconi potesse tornare a permettere al nostro Paese di essere un grande Paese che svolge un ruolo fondamentale nel mondo, avendo certamente come stella polare l'Europa e le relazioni con gli Stati Uniti. Ma dobbiamo svolgere questa azione
essendo protagonisti, e da tutto questo protagonismo a trarre vantaggio ne saranno certamente le imprese che, come diceva il nostro capogruppo al Senato nel suo intervento, non sono l'obiettivo finale, sono lo strumento determinante per creare occupazione nel nostro Paese. E l'obiettivo finale della nostra azione in tutta l'Italia, dal nord al sud, è quello di creare benessere per 60 milioni di nostri compatrioti. Grazie Ministro. E quando lei dice creare un'Italia che possa trarre giovamento naturalmente dai benefici che deriveranno da questa grande opportunità che ci si prospetta, mi viene in mente, e vado subito dal Ministro Casellati, visto la notizia fresca, il primo via libera che è arrivato in tema di autonomia, sulla quale già tanto si sta dibattendo. Prima che parla posso dire una cosa? Dica. Io voglio ringraziare il Ministro Casellati, perché se non ci fosse stato il suo paziente lavoro non sarebbe stato possibile avere un testo sulla autonomia che permettesse contemporaneamente di dare soddisfazione a tutti gli italiani, dalla Lombardia alla Calabria. Il merito è soprattutto suo. Ecco. E allora, a tale proposito, Ministro, questa autonomia, qualcuno dice strumentalmente no, dividerà l'Italia, la distruggerà, e invece sarà un'occasione per il nostro Paese. Allora, anzitutto mi permetta di salutare e ringraziare tutte le persone che sono qui presenti oggi, perché sono loro i veri protagonisti di questa giornata, perché con il loro voto potranno confermare la guida di questa regione di centrodestra, e nel segno del principio che squadra che vince da 30 anni il centrodestra non si cambia. Perché vince? Perché ha risposto ai bisogni delle persone, ai bisogni dei territori, al bisogno delle imprese. Volevo fare questa premessa perché volevo ringraziarli davvero tutti. E per quello che riguarda l'autonomia differenziata, ci sono state tante strumentalizzazioni. Perché autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse. Significa che nessuna regione resterà indietro, che non ci saranno differenze fra nord e sud, spaccature, anzi ciascuna regione potrà esprimere al meglio le proprie potenzialità. E in che cosa è consistito il nostro apporto? In un lavoro di squadra straordinario, perché come ministri ci siamo sempre riuniti a discutere di questo tema. Io ringrazio di questo riconoscimento perché ho fatto parte della cabina di regia, ma in realtà tutti noi in una call insieme ai capigruppo e a tutti quelli che specificamente conoscevano questa materia, i presidenti delle regioni, abbiamo a lungo dibattuto questo tema, perché non ci deve essere nessuna differenza nella prestazione dei servizi fra nord e sud. Tutti avranno le stesse condizioni di vita, tutti potranno esprimere quelle potenzialità che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di avere vita. Quindi è una grande riforma, e noi abbiamo contribuito a fare ad una cosa, abbiamo modificato il metodo. Anzitutto è stata eliminata la spesa storica, che era stata una delle questioni che avevano preoccupato soprattutto il sud, ma preoccupavano anche il nord. Perché per quello che riguardava l'erogazione dei servizi, ad esempio la sanità, il nord era penalizzato sotto questo profilo, essendo regione di eccellenza e anche di
per così dire, migrazione sanitaria. Ed allora abbiamo contribuito a invertire, dicevo, la rotta, perché prima si stabiliscono i livelli essenziali di prestazioni. Ecco, proprio quindi su questo servizi... vorrei che lei facesse chiarezza, perché in maniera molto strumentale qualcuno punta proprio su questa cosa qua. Definiamo i LEP, i cosiddetti LEP, sì, che poi sono anche i LEA, insomma, quelli... Questi non vengono messi né in discussione, sono comunque propedeutici, la loro definizione è propedeutica poi all'autonomia. Chiariamo questo punto. No, ma guardi, io quando parlo di autonomia differenziata mi stupisco ogni volta, perché sembra che sia un'invenzione del programma di centrodestra o una bandiera elettorale. L'autonomia differenziata è da 22 anni in Costituzione. Noi stiamo attuando con una legge ordinaria la Costituzione italiana. Noi stiamo attuando, fra l'altro, ecco perché c'è strumentalizzazione, una legge che è stata messa in Costituzione dal centro-sinistra, è la riforma Bassanini. Infatti ricordiamo quindi, che quando protestano, protesto anch'io. Nel 2017 con Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. E certamente, non solo, ma nel 2021 c'è un disegno di legge Serracchiani, che è il capogruppo alla Camera, che è sulla falsariga di quello che diciamo noi. Quindi basta con le strumentalizzazioni, perché l'Italia ha bisogno oggi più che mai, in un momento di grande difficoltà per i cittadini e per le imprese, di unità. Noi siamo una nazione che dobbiamo portare avanti quelli che sono gli interessi degli italiani. Non c'è destra e sinistra quando si va a guardare le esigenze dei territori. Ed allora cosa abbiamo fatto? A differenza di quello che si faceva prima, siccome attuiamo una legge, abbiamo invertito, dicevo, il metodo è fondamentale, perché prima stabiliamo quelli che sono i livelli di assistenza essenziali, cioè quelli che sono i livelli di prestazioni, servizi uguali per tutti i cittadini del nord e del sud. Questo significa lavorare all'interno di un perimetro di unità nazionale. E poi stabiliamo le intese. Questo significa, prima invece cosa si faceva? E questo non rassicurava il nord e il sud. Si diceva, prima stabiliamo le intese e poi vediamo quelli che sono i livelli essenziali di prestazioni. Non era rassicurante. Noi abbiamo fatto il contrario. Una volta che stabiliamo i livelli essenziali di prestazioni, ci saranno i costi e in base a quelli che sono i fabbisogni, ed ogni regione ha le sue necessità, non tutte le regioni sono uguali, quindi vedremo quelle che sono le potenzialità da esprimere, e tutte le regioni avranno le stesse capacità. Noi vogliamo migliorare, non dividere. Noi vogliamo potenziare, non depotenziare. Noi vogliamo sviluppare il nostro paese nello stesso modo. Ed allora, quando mi sento dire ci sono regioni di serie A, di serie B, è assolutamente falso. Questo nostro progetto è un progetto che renderà un'Italia più forte economicamente, seguirà quelli che sono le esigenze vere dei territori in base a mappature che faremo per i fabbisogni di ciascuno, e la renderà più forte anche economicamente. Quindi è un bel progetto. Ministro, autonomia porta con sé anche la semplificazione, che è quello che soprattutto chi lavora nel mondo delle imprese, quando si parla di avviare delle attività, c'è sempre il terrore della burocrazia. Guardi, la semplificazione oggi è un diktat
è un imperativo categorico, è una necessità imprescindibile per il nostro paese. C'è qui davanti a me il ministro Zangrillo, che è ministro della pubblica amministrazione, che riguarda la semplificazione amministrativa. Con cui approfondiremo infatti l'argomento. Certamente, e con lui io, il mio ministero, un ministero che passa attraverso tutti i ministeri, perché la semplificazione normativa riguarda tutti. Ora, la semplificazione, diciamo la burocrazia, è uno stalker per i cittadini, è un freno a mano per l'economia, perché noi abbiamo procedimenti lunghi, tempi biblici, e abbiamo ripetizioni di certificazioni inutili che appesantiscono la vita. Un imprenditore che abbia davanti a sé un progetto da realizzare e ci impiega un lunghissimo tempo, alla fine decide di non farlo, perché decide che non vale più la pena. A me piace molto un aforisma che dice: io non ho bisogno che una cosa sia facile, niente è facile, io ho bisogno che ne valga la pena. E vale la pena di semplificare questo paese, perché la burocrazia è una sorta di freno a mano per l'economia. Se è vero come è vero che dei 36 paesi dell'OCSE noi siamo al 33esimo posto per la burocrazia, per la buona cosiddetta amministrazione, e secondo dati di Confcommercio una efficace amministrazione porta 75 miliardi in più sul PIL. Non è una piccola cosa, significa sviluppo del nostro paese. Lei pensi soltanto a questo, che quando noi viviamo nella burocrazia, quando nasciamo, per esistere, i genitori non fanno a tempo neppure a godere del fatto che un figlio è nato, che devono fare 5 certificazioni in 3 uffici diversi: il certificato di nascita, l'attribuzione del nome e del cognome, il codice fiscale, la tessera sanitaria e la scelta del pediatra. 3 uffici diversi, 5 certificazioni per dire che esistiamo. No, mi sembra troppo, francamente mi sembra troppo. Un eccesso. Senta, allora, autonomia e presidenzialismo, che è uno dei temi da sempre cari a Forza Italia, da sempre cari al presidente Berlusconi, anzi il presidente Berlusconi ha tenuto a ribadire proprio pochi giorni fa che il presidenzialismo è nel DNA del centrodestra. Lei ha già portato avanti dei colloqui estendendo questo dialogo a tutte le forze presenti in Parlamento. Ci racconti un po' qual è il punto, a che punto siamo arrivati? Allora, il presidenzialismo, si parla di questa modifica della forma del governo, è uno delle necessità ormai ineludibili. Ne parliamo da troppo tempo. Il presidente Berlusconi è già dal 1994, io sono in Forza Italia dal 1994, sono una di Forza Italia della cosiddetta prima ora, e nel programma di governo c'era la riforma in senso presidenzialista. Perché, uno si chiede, perché abbiamo la necessità di modificare il nostro assetto di governo? Ma lo dicono lo dicono i numeri parlano sempre. Noi abbiamo in 75 anni di storia repubblicana, abbiamo avuto 69 governi che durano mediamente 14 mesi. È francamente inaccettabile, perché questo significa che non c'è la capacità
di un pensiero politico di lunga durata, il che fa comunque, crea un pregiudizio per quello che riguardano le ragioni dei cittadini e le ragioni degli imprenditori, che non hanno la possibilità di una programmazione com'è nello stato delle cose di lungo termine. E quindi questo è una porta comunque delle conseguenze negative ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Noi abbiamo bisogno di stabilità. Questo rafforza la nostra democrazia, rafforza la nostra credibilità in Italia e all'estero. Senta, Ministra, quali sono i modelli di riferimento ai quali state facendo riferimento per scrivere questa bozza che, se non sbaglio, probabilmente sarà pronta nei prossimi mesi, entro i primi di giugno? Allora, le forme di modifica in senso presidenziale sono tre, che comportano l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, il presidenzialismo all'americana, il semipresidenzialismo alla francese, quello in forma pura, perché poi in forme diverse c'è in altri paesi dell'Europa, in tantissimi paesi dell'Europa. E poi il premierato, che è l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Perché parlo di elezione diretta? Perché i cittadini hanno la necessità di un coinvolgimento nella scelta del Presidente della Repubblica o nella scelta del Presidente del Consiglio. I cittadini si sono trovati troppo spesso a vedere che il loro voto si è poi tradotto in una forma del governo da loro non voluta, e questo ha provocato un forte disallineamento tra voto e governo, ha avuto come conseguenza un astensionismo galoppante, perché i cittadini non hanno più fiducia nel loro voto se poi vedono che il loro voto si traduce in un'altra cosa. Non è accettabile più per nessuno. Ed allora anche questo, elezione diretta, perché significa coinvolgimento, cioè possibilità per un cittadino di partecipazione. Ora noi come centrodestra abbiamo una posizione flessibile, elastica. Perché? Perché trattandosi di modifica della Costituzione, a differenza dell'autonomia differenziata, che è una applicazione, quindi si fa con legge ordinaria, noi qui andiamo a modificare alcuni articoli della Costituzione. E mettendo mano alla Costituzione, che è la legge di tutti gli italiani, abbiamo pensato di coinvolgere anche l'opposizione, per cui abbiamo tenuto una porta aperta rispetto a queste tre forme, e io ho fatto un'attività di ascolto che ho finito, come avevo detto, nel mio cronoprogramma alla fine del mese di la scorsa settimana, venerdì scorso, e mi sono data un tempo di riflessione per poter riunire tutte le osservazioni, per poter poi parlare con il Premier Meloni e con tutta la maggioranza e per vedere se c'è la possibilità di un punto di caduta per fare questa riforma con tutti, possibilmente. E quindi noi abbiamo agito in maniera non pregiudiziale, non alzando muri come siamo abituati a fare. Se poi i muri li alzeranno gli altri, avendo posizioni pregiudiziali, allora vuol dire che dovremmo andare con chi ci sta. Io spero, siccome sento dire ma qui si vuole fare una modifica a colpi di maggioranza, non è questa la nostra idea, però non vogliamo neanche che non si faccia una modifica a colpi di minoranza, perché questo sarebbe un deficit democratico. Grazie Ministra, grazie. Vado dal Vice Ministro Sisto, perché la questione
giustizia è l'altro grande tema, a parte la grande riforma della quale si è da tempo... Come preferisce? Si sente più a suo agio dal... Chiarisco, avendo una genesi e un DNA da avvocato, preferisco parlare in piedi. come vuole. Portiamogli una toga immediatamente. Allora, viceministro, Forza Italia è da sempre naturalmente un partito garantista, però in questo caso diciamo che soprattutto sul tema anche della semplificazione, il tema della giustizia è molto... sentito, molto forte, poi arriviamo anche diciamo, a quello che sono i temi del giorno, il caso Cospito che sta dividendo e sul quale apriremo una parentesi a parte, però intanto la riforma della giustizia è prima di tutto strumento, condizione, condizio sine qua non, anche richiesta per l'Europa per riuscire ad avere un paese migliore, ce la facciamo questa volta o no? Grazie, ecco, per aver acceso il microfono, grazie per questo prestigioso invito a parlare dopo due giganti come Antonio Tajani e Elisabetta Casellati, perciò ho cercato di differenziare, per prendere qualche punticino in più, è molto difficile, ma soprattutto quando nel nostro paese si parla di giustizia si dice Berlusconi, perché Berlusconi è stato il grande testimone per una giustizia migliore. Questo va detto immediatamente. E se oggi in questo Paese si discute di riforma della giustizia lo si deve al suo martirio, perché egli si è sacrificato perché questo Paese potesse avere una giustizia migliore, alle sue battaglie continue, in tutte le sue interviste la giustizia è sempre in primo luogo. Perché? Chiediamoci perché. Perché la giustizia riguarda ciascun cittadino, è un dramma che può prendere chiunque e senza distinzioni e senza appartenenze. È una battaglia di civiltà, diceva il mio maestro Renato Dell'Andro, che la civiltà di un paese si misura dalla civiltà della giustizia, del processo penale in particolare. Silvio Berlusconi ha compreso perfettamente tutto questo e, ripeto, quotidianamente si batte per una giustizia che deve avere un unico punto di riferimento, il cittadino. La giustizia non è per gli avvocati, per i magistrati, per l'Accademia, va disegnata per i diritti di ciascun cittadino. Questo deve essere chiaro, immediatamente scolpito nelle richieste. Perché Forza Italia è fondamentale al governo? Noi non dobbiamo mai dimenticare al governo di essere di Forza Italia, perché Forza Italia fa queste battaglie di civiltà. Noi siamo capaci di mediazioni nei confronti diretti dei cittadini con grande attenzione, e da sempre, dal 94, quando qualcuno dice è stata riscoperta la Costituzione, la presunzione di non colpevolezza, il giusto processo di ragionevole durata, certamente il diritto alla riservatezza, sono cose che noi diciamo dal 94, cioè i diritti costituzionali sono di Forza Italia, la battaglia sulla giustizia è soltanto e solo nostra, e chi oggi vuole salire sul carro di questa riforma è benvenuto, ma non si azzardi a prendere la paternità di una scelta che genetica è proprio nel nostro DNA. Beh, allora il governo e Forza Italia, noi siamo fondamentali perché noi rappresentiamo, fatemelo dire, la nostra bandiera non è che secondaria, sono lì i nostri colori, noi rappresentiamo l'Italia e gli italiani sulla giustizia, cioè noi siamo quelli che siamo capaci di in ogni momento mai dimenticare che c'è una giustizia che va parametrata direttamente all'interno del governo, ma soprattutto all'interno del Paese. E questa appartenenza, questa moderazione, questa capacità di ragionare, di dialogare, di essere sempre disponibili a mediazioni che però abbiano la rigidità del rispetto di questi principi, fa la differenza. E che anche nella regione Lombardia, perché votare Forza Italia? Perché noi all'interno delle regioni rappresentiamo un punto di riferimento ineliminabile. Nella coalizione di centrodestra noi siamo quelli capaci, scusate se lo dico, di fare un po' la differenza sotto il profilo della difesa dei beni costituzionali, di dare a quella parola moderazione un valore esattamente importante. Allora la giustizia da questo punto di vista ha certamente una grande rilevanza. E voglio dirlo subito, con molta chiarezza e senza infingimenti, il garantismo, no? Questa parola che noi utilizziamo, noi siamo garantisti, lo dice sempre il Presidente Berlusconi. Che vuol dire essere garantisti? Sembra un ismo, sembra come se fosse un fatto patologico, è l'unico ismo veramente fisiologico, veramente giusto. Garanzia vuol dire, l'articolo 24 della Costituzione, che il diritto di difesa deve essere garantito per tutti. Tutti hanno diritto a difendersi e difendersi secondo principi uguali per tutti.
Noi non siamo quelli che pensano che il processo che assolve è un processo inutile. Abbiamo ascoltato delle barbarie, delle bestialità di questo tipo. Siamo stati abituati a sopportare l'idea di un processo che, se non condanna, se non commina anni e anni di reclusione, non serve. Bene, noi abbiamo sempre sostenuto che il processo accerta la verità, ma il processo innanzitutto ha una caratteristica: la presunzione di non colpevolezza. In questo paese non si è colpevoli se non con una sentenza definitiva. Noi respingiamo tutti coloro che fanno dall'informazione di garanzia una condanna anticipata e che colpiscono in questo modo la politica, la migliore politica. Noi aboliremo o modificheremo significativamente l'abuso di ufficio e il traffico di influenza. Perché? Ce lo chiedono i sindaci e i pubblici amministratori a proposito di elezioni territoriali. Quante volte per un'informazione di garanzia si chiede quel vergognoso passo di lato? No, cioè togliti di mezzo, perché un pubblico ministero ha deciso, con un atto unilaterale neanche recettizio, di mandarti un'informazione di garanzia, e questo ti deve eliminare dall'agone politico. Noi questo lo respingiamo sempre, profondamente, decisamente. Noi diciamo che l'unica possibilità di chiamare colpevole nel nostro paese qualcuno è una sentenza definitiva. La sovrapposizione di mondo giudiziario con mondo politico costituisce una delle nostre battaglie. Modificheremo quell'abuso d'ufficio, o a mio avviso si potrebbe anche eliminare, ma questo è il pensiero anche del ministro Nordio, che testimonia in modo ineccepibile, l'ha detto il presidente Berlusconi, i valori di Forza Italia. Li ha portati al governo in modo assolutamente adesivo a quello che noi abbiamo sempre detto. Noi lo modificheremo o lo aboliremo per togliere agli amministratori quella che si chiama la paura della firma, la burocrazia difensiva. Io non firmo perché temo non di essere condannato, perché l'abuso d'ufficio ha un trend pazzesco di assoluzione, 94% dei procedimenti per abuso d'ufficio diventano proscioglimenti o assoluzioni, ma per togliere la paura di andare sotto processo, di essere iscritti a modello 21. Diceva Carnelutti che la vera pena non è il processo, essere iscritti è la pendenza del processo, non la sentenza. E se questo è vero, noi dobbiamo liberare i nostri pubblici ufficiali e pubblici amministratori da questo timore. Ci costa il 2% di PIL all'anno, il 2%. Questa è una delle grandi battaglie di Forza Italia, la battaglia che porterà le pubbliche amministrazioni ad essere libere di decidere senza l'incubo di essere iscritti a modello 21. Ma come anche il traffico di influenza, un'altra norma, diciamo, di una larghezza eccessiva che va certamente ridimensionata. Ma un altro tema che noi affrontiamo è quello del processo mediatico. Lo dico con molta franchezza. Non è pensabile che in questo paese, unico paese in Europa, ci sia un doppio processo. Un processo nelle aule giudiziarie, che già ha le sue sanzioni, e un processo mediatico sulla stampa e sui mezzi di informazione. Un processo senza difesa e senza appello. Noi faremo in modo che non vi sia una differenza sensibile fra l'informazione sacrosanta dell'articolo 21 della Costituzione e il diritto del cittadino di essere legato soltanto al processo nelle aule giudiziarie. Basta con le condanne mediatiche, indipendentemente dalle responsabilità. Una grande battaglia di Forza Italia che nel governo sarà particolarmente sensibile. Insisto, una battaglia. Prego. Che si lega a doppio mandato, peraltro, anche con la questione delle intercettazioni, adesso per fare una piccola divagazione sul tema, perché molto spesso quello che finisce sulla stampa sono poi cose assolutamente ininfluenti per la realtà giudiziaria. Le intercettazioni telefoniche costituiscono hanno un doppio problema. Il primo problema è una spesa evidentemente eccessiva, si parla di oltre 220 milioni di euro quest'anno, e su cui bisogna riflettere. Nessuno si sogna, lo dico francamente, di togliere un'oncia della capacità di indagine per quanto riguarda le procure della Repubblica. Nessuno scambi questa battaglia sulla civiltà delle intercettazioni come un depotenziamento delle attività di indagine. È evidente, diciamocelo francamente, pensare che il Trojan possa essere ridotto soltanto ai reati di mafia e non ai reati comuni mi sembra una grande battaglia di civiltà. Questo è giusto, che non ci sia un mezzo così invasivo e che si eviti che questo strumento possa diventare abituale indagine nei confronti di cittadini che non hanno delle particolari caratteristiche. La proporzionalità fra il mezzo invasivo e la gravità del reato. L'articolo 15 della Costituzione protegge la riservatezza. E allora, presunzione di non colpevolezza, riservatezza, giusto processo di ragionevole durata, diritto alle indagini. Vogliamo trovare un equilibrio? L'ho detto ieri nell'occasione dei 60 anni dell'Ordine dei
dei giornalisti, con molta franchezza e chiarezza. Qui non è che dobbiamo andare a risparmiare parole oppure a usare parole non franche, bisogna trovare un equilibrio che protegga l'informazione ma protegga essenzialmente il cittadino. Allora pensare che la pubblicazione di un'intercettazione nei confronti di soggetti che non sono neanche parte di un processo penale, perché le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati. Vogliamo tutelare questi soggetti e pensare che la pubblicazione di un'intercettazione di un soggetto che non ha neanche un'informazione di garanzia possa essere un fatto che in un paese civile non va bene? Io penso proprio di sì. E questa è un'altra battaglia di Forza Italia. Sisto, mi permetto di aggiungere un'altra questione sulla quale Forza Italia ha da sempre fatto domande facilissime, guardi, finora ha risposto benissimo. La certezza della pena, che è un grande cruccio del nostro paese, e che la questione Cospito rischia, le chiedo, di mettere in qualche modo in discussione? Assolutamente no. Con molta, direi proprio, lapidarietà. Il 41 bis, come ha detto bene Licio Ronzulli, non si tocca. Non si tocca! E io rammento a un pubblico così qualificato e così amico, fatemelo dire, chi ha rafforzato il 41 bis? Il governo Berlusconi. Siamo stati noi a rafforzare il 41 bis. Come si può pensare che si possa rinunciare ad uno strumento che serve ad una sola cosa? Poi qualcuno ha parlato di tortura, una roba che non si può sentire. Serve semplicemente ad evitare che il mafioso, il terrorista pericoloso che è in carcere possa comunicare con l'esterno. Tutto qui. Tutto qui è una norma di tutela preventiva perché determinati soggetti con determinate caratteristiche e carature, e ricorderò per il caso Cospito che il 41 bis di Cospito non è stato applicato da altri che non dalla ministra Cartabia, cioè da un ministro che in qualche modo rappresentava per tutti, sinistra compresa, anzi direi soprattutto sinistra, un ministro di assoluta garanzia. Quindi oggi dolersi dell'applicazione del 41 bis applicato dalla ministra Cartabia mi sembra già un tema di difficile lettura. Ma poi il 41 bis ha delle caratteristiche, sono arrivati i pareri della Procura di Torino, della Procura Nazionale Antimafia, il ministro Nordio deciderà secondo quella che sarà la sua valutazione. C'è la Cassazione che interverrà il 24 di febbraio sul ricorso legittimamente proposto dai difensori di Cospito. Una cosa è chiara, non può essere, e diciamo è una affermazione che l'altra sera a porta la Presidente Serracchiani ha dovuto condividere, mi sono messo a fare io le domande in una atipica lettura di una trasmissione televisiva, ha dovuto condividere che non può essere uno sciopero della fame a legittimare la revoca del 41 bis, se no chiunque potrebbe mettersi in quelle condizioni e ottenere la revoca del 41 bis. Sì, anche perché attualmente ci sono circa 70... detenuti in sciopero della fame, se a tutti dovessero essere concesse delle condizioni speciali, ovviamente verrebbe meno la certezza il tema della pena. È giuridico. Lei peraltro, Sisto, ieri è andato in delegazione proprio al carcere di Pavia ieri a vedere la situazione carceraria. Ieri siamo stati una visita che era già programmata, accaduta in questa occasione, siamo stati al carcere di Pavia, ma qui il tema è diverso, perché noi di Forza Italia sosteniamo che l'articolo 27 non è un'opinione. La pena deve essere certa afflittiva, ma soprattutto rieducativa. Cioè non ha senso una pena per chi deve uscire, riuscire, abbandonare il carcere, non mettere insieme una parte che deve essere certamente di punizione con una parte che deve farti vedere la lucina in fondo al tunnel. Allora, quando ieri a Pavia noi abbiamo visto che il campo di calcio non c'è, che la palestra è inagibile, addirittura la chiesa è agibile, delle volte sì e delle volte no, e che i detenuti si limitano a giocare a calcio balilla e qualche altra cosina, giocare a carte... Beh, io credo che questo tema deve essere assolutamente rivisto. Cioè, nell'ambito dell'esperienza carceraria, per evitare che chi entra in carcere ne esca peggiore di come è entrato. Questo è il punto. Questo è il punto. Bisogna uscire dal carcere in condizioni di rientrare nel tessuto connettivo. E questo è un obbligo preciso dello Stato. E noi di Forza Italia su questo ci batteremo all'interno del Ministero, perché ciascuna struttura possa avere la capacità di offrire ai detenuti dei percorsi alternativi rieducativi, perché coloro che escono dal carcere, guardi, io sono stato a Santa Maria Capua Vetere recentissimamente, il luogo dove si è svolto la grande rivolta, quel terribile episodio che tutti quanti
rammentiamo. Ho trovato un carcere completamente diverso, una direttrice che è intervenuta a piedi uniti, c'è un laboratorio di camiceria in cui i detenuti confezionano camicie per la polizia penitenziaria. Guardate che cosa straordinaria, i detenuti che confezionano camicie per la polizia penitenziaria, un laboratorio di pasticceria dove una detenuta mi ha detto, dice, guardi, io sono contenta che quando uscirò di qua avrò un lavoro. Ecco, credo che questa sia la funzione della pena su cui noi dobbiamo riflettere, come sulle pene alternative della recente riforma. Cioè una pena che sia afflittiva, ma che non, espressione broccardo tutto penalistico, non butti via le chiavi della cella. Quelle chiavi vanno tenute in mano perché quando quella porta si aprirà, da quella cella possa uscire una persona migliore di quella che è entrata. Grazie senatore Sisto, grazie al ministro Casellati e al vicepresidente Tajani. Termina questo primo panel e invito subito a salire sul palco la ministra Casellati. Voleva aggiungere una cosa importante, diceva che è stato siglato un protocollo importante proprio in questi giorni. Sì, volevo dire che ho siglato con la Regione Veneto un protocollo di semplificazione normativa. Appena sarà eletto il presidente Fontana, è chiaro che verrò in Lombardia a siglare un protocollo con questa regione per facilitare appunto la vita delle imprese e dei cittadini. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie a voi e invito a salire sul palco il presidente di Forza Italia alla Camera, l'onorevole Alessandro Cattaneo. Eccoci. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Il mio, come dire, un intermezzo tra questo primo panel di interventi dei nostri ministri e il successivo. Voglio anche da Lombardo ringraziare i nostri ministri che oggi da fuori regione sono venuti qua. Facciamo un applauso a loro, grazie per le parole di autorevolezza, di competenza che avete dato. Poche parole, cerchiamo di tenere un ritmo alto. Io credo che il significato della giornata di oggi sta nel titolo, Forza Italia, forza di governo. Guardate che oggi è un bene molto prezioso essere forza di governo e sta in tutto in due qualità che bisogna avere. La prima nell'esperienza e nella competenza che uno porta con sé. L'era degli sprovveduti noi speriamo che sia archiviata per sempre. Si arriva a ruoli di governo se si sa quello che fa. Ma avete visto i nostri ministri primi? Prima Antonio Tajani arriva a fare il ministro degli esteri con un'autorevolezza internazionale unica. È un valore per il paese intero averlo lì, è un orgoglio per Forza Italia, è una garanzia che i nostri valori del PPE, delle radici all'europeismo buono, i valori cristiani siano presidiati da tutto il paese attraverso la sua figura, così come Maria Alberta Casellati arriva a fare il ministro delle riforme dopo essere stata al CSM, dopo essere stata presidente del Senato, e avete sentito quanta lucidità, precisione, visione nelle sue parole di riformismo, così come il nostro ministro, vice ministro Francesco Paolo Sisto sulla giustizia, come dire, impariamo ogni volta che parla, e anche lì però la coerenza con i nostri valori di riferimento. E dopo sentirete insomma gli altri nostri ministri, la qualità delle persone. Io presidio un gruppo, ho l'onore di essere presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia. Voglio citare la pattuglia lombarda, che anche allo stesso modo porta queste caratteristiche. C'è qua Luca Squeri sull'energia è il più competente di tutto il Parlamento e ci permette di incidere in maniera determinante rispetto a una stagione nuova. Quando tutti urlavano alla speculazione dei benzinai, noi abbiamo detto calma un momento, guardiamo i numeri, pensiamo bene, come dire, no, a non fare degli slogan, ma a fare delle iniziative che servano davvero al cittadino per abbassare i prezzi davvero, come adesso sull'antitrust, l'esposizione del prezzo e quant'altro, stiamo incidendo, così come sull'energia finalmente abbiamo aperto un'altra epoca, un'altra era, noi abbiamo riaperto le trivelle per prelevare il nostro gas naturale, perché ne abbiamo bisogno, perché è una follia non farlo e farlo dall'altra parte dell'Adriatico. Così come Casasco è arrivato in Parlamento forte di un'esperienza nelle piccole imprese, così come l'amico Sala ha fatto il vicepresidente della Lombardia e evidentemente porta dentro i valori da lombardo, di competenza.
E posso citare, insomma, tutti gli altri. C'era qua Alberto Baracchini, che ha fatto della professionalità nell'ambito media una sua ragione poi dell'impegno politico. Perego negli ambiti di difesa, la collega Saccani-Iotti sugli ambiti di ricerca e sanità. Sorte, che ha fatto il, chiamiamolo così, ministro delle infrastrutture in Lombardia, perché uno che fa le infrastrutture in Lombardia ha un ruolo e un peso importante, così come i colleghi Benigni, insomma veramente tutti quanti. Io ho l'orgoglio, e voglio anche citare Cristina Rossello, che guida la nostra lista in, a Milano per le elezioni della Regione Lombardia. Facciamo davvero un grande incoraggiamento. Insomma, uomini, donne, capaci, questa è la cifra distintiva. Noi portiamo al governo competenza, però non basta la competenza da soli, c'è un'altra caratteristica. Oggi ricoprire ruoli apicali, e parla una platea che ha anche tanti presidenti, responsabili di ordini professionali, di associazioni di categoria, vuol dire misurarsi con la complessità del governare in un tempo difficile. Questa roba qua la sanno fare in pochi, permettetemi, senza farci tagli al governo, questa attitudine sarebbe molto più debole, non ci sarebbe nei termini in cui c'è oggi al governo e in cui noi vogliamo che ci sia nelle prossime elezioni regionali. Perché noi siamo naturalmente portatori di un'accezione del misurarsi con le scelte. Attenzione, e quando oggi in un tempo complesso che viviamo ti misuri con le scelte, vuol dire non fare battaglie di conservazione per difendere le battaglie, come dire, di sindacato della tua categoria, ma vuol dire soprattutto in Lombardia aprire una stagione di grande riformismo che questo paese attende da tempo, coerente con i valori di un'area politica che finalmente è maggioranza nel paese e che vogliamo che sia ancora maggioranza a livello regionale. Non voglio sottrarre tempo, ma ci tengo, perché questa è la cifra distintiva di Forza Italia. Quando diciamo che Forza Italia è determinante, che non c'è l'autorevolezza, il pragmatismo, la concretezza riformista senza Forza Italia, non lo diciamo perché sono parole vuote, lo diciamo perché siamo testimoni diretti con queste figure autorevoli e con le nostre idee che portiamo avanti da tempo. Perciò sono giorni in cui io ho solo un timore: l'astensionismo. Onestamente io voglio allargare la partecipazione dei cittadini. Il centrodestra, a differenza della sinistra, allarga sempre gli spazi di partecipazione. Abbiamo inserito, grazie al nostro governo, il lunedì per andare a votare, perché vogliamo che ci sia un'affluenza maggiore. Raccontiamolo e ricordiamo ai lombardi. E attenzione, perché siccome però vedo un po' di distrazione in giro, è a maggior ragione è importante andare a convincere ad andare a votare i lombardi, perché ogni voto strappato all'astensionismo, strappato a chi non vuole andare, è un voto che vale doppio nelle urne, quindi vale doppio per Forza Italia e per le nostre persone di qualità. Concludo, le cose non avvengono per caso. Guardate oggi dove siamo. Oggi siamo nella sede di Regione Lombardia, una sede moderna, meravigliosa. È stato In questo spazio di Milano è avvenuto qualcosa di straordinario. La rigenerazione urbana che c'è stata in questo spazio fa da traino all'intero paese. Qual è stato il primo grattacielo che è sorto? Quello di Regione Lombardia. Sapete quanto costa ai lombardi? Costa meno di quello che costavano le sedi di Regione Lombardia prima, perché abbiamo spento gli affitti, perché abbiamo fatto una sede efficiente dal punto di vista energetico, perché questo elemento ha dato poi il via, il volano a una rigenerazione che ora basta uscire di qua e guardate in che posto splendido siamo. Con quanti soldi pubblici l'abbiamo fatta? Zero. Zero. Quindi l'alibi che servono sempre solo soldi pubblici è smentito dai fatti. In Lombardia noi costruiamo le autostrade con i soldi dei privati. In Lombardia noi garantiamo servizi pubblici attraverso i privati, che per qualcuno è un concetto straordinario. Per noi è una virtuosa prassi di governo da tanti anni che si chiama sussidiarietà. E noi dobbiamo difendere quella roba lì, perché il cittadino lombardo, lasciato libero di scegliere in quale istituto migliore andarsi a curare, con un voucher in quale scuola migliore andare a istruire i propri figli, è proprio la libertà di scelta del lombardo che determina la qualità dei servizi attraverso una competizione virtuosa e attraverso il protagonismo dei privati. Noi oggi dobbiamo difendere questi concetti che sono in pericolo.
da una sinistra che con Maiorino vuole riportarci al Medioevo, al primato dell'ideologia, che si chiudono in quattro stanze di partito e ci spiegano cosa è giusto e cosa non è giusto. Noi non abbiamo paura della libertà, invece, in mano ai cittadini. E appunto dicevo che su questo luogo racconto, usciamo di qua con l'alta velocità, arriviamo in un'ora a Torino, in 2 ore a Venezia e in 3 ore a Roma. E tutto ciò non ci sarebbe senza l'impegno di Silvio Berlusconi con la legge obiettivo degli anni 2000 e con un impegno con la barra dritta a dire sì alle infrastrutture. Vabbè, vorrei dire ancora tante cose perché la passione che ci anima è tanta, ma non voglio sottrarre il tempo agli autorevoli ministri che abbiamo dopo di noi. Ma davvero ci teniamo a una mobilitazione di tutti voi nella vita privata, professionale, nella vita politica, perché i prossimi 7 giorni determinano quello che sarà la regione nei prossimi 5 anni e c'è bisogno estremo di qualità, di libertà, di autorevolezza e, senza che nessuno ne abbia male, tutti questi valori sono garantiti solo da Forza Italia. Buona campagna elettorale. Grazie, grazie onorevole Cattaneo per il suo intervento. Allora riprendiamo questa nostra chiacchierata, invito qui sul palco il ministro per la pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo. Buongiorno, benvenuti, abbiamo appena parlato di pubblica amministrazione, di semplificazione, uno dei temi centrali e che soprattutto riguardano la vita dei cittadini e delle imprese e su cui approfondiremo. Il ministro dell'università e della ricerca, la senatrice Anna Maria Bernini. Benvenuta, buongiorno, perché innovazione, ricerca passa soprattutto dall'università, dai nostri giovani, dalla formazione. Il vice ministro delle imprese dei Made in Italy, di cui abbiamo già parlato, Valentino Valentini, grazie per essere con noi. Un altro, quando si dice Made in Italy si dice Italia, si parla di eccellenze che tutti conoscono nel mondo. E poi dovremmo avere al telefono, perché giustamente è impegnato in missione, l'onorevole Gilberto Pichetto Fratini, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sentiamo se ce l'abbiamo. Ministro? Ci sono. Eccoci, buongiorno, perfetto. Allora, abbiamo appena sentito anche dalle parole dell'onorevole Cattaneo quanto il tema della pubblica amministrazione, che abbiamo sfiorato anche poco fa parlando di semplificazione, sia tema prioritario, fondamentale, perché questo paese, questa regione, soprattutto con i fondi del PNRR, possano avere una ricaduta reale sul territorio. E allora, riformare la pubblica amministrazione, partire da dove? Perché questo è un colosso enorme nel quale mettere le mani. Ci siamo, buongiorno a tutti. Beh, intanto consentitemi di ringraziarvi per l'invito. Per me tornare in Lombardia è sempre un grande piacere. Questa è la regione dove ho studiato, è la regione dove ho iniziato a lavorare. Questa è la regione dove ho imparato una cosa che il presidente Berlusconi ci ricorda tutte le volte che parla del nostro impegno politico, che nella vita quello che conta è far accadere le cose, e questo vale nella vita privata e vale soprattutto in politica. E quindi per me tornare qui significa ricordarmi quello che ho imparato in tanti anni e quello che questa regione da tantissimi anni riesce ad esprimere, cioè la capacità di parlare poco ma soprattutto di dare un contributo determinante allo sviluppo del nostro paese. Allora, lei mi ha fatto una domanda che è molto centrata. Beh, intanto va detto che nel nostro paese noi siamo riusciti a dare una connotazione al termine burocrazia negativo, perché quando si parla di burocrazia viene in mente la complessità, la complicazione, viene in mente il concetto di ostacolo, di intralcio. Dicevo prima di essere arrivati allo stalker dei genitori. Esatto, quindi io in qualche modo sono l'immagine dello stalker, perché rappresentando la pubblica amministrazione ho questa connotazione negativa. In realtà la burocrazia deve essere un alleato dei cittadini, un alleato delle imprese, quindi la sfida è una sfida di straordinaria complessità. Io voglio ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
che è un piano che assegna una dotazione straordinaria in termini di risorse al nostro paese, è un piano che si potrà realizzare e quindi avremo la possibilità di dare uno slancio, un booster importante all'Italia, se effettivamente saremo capaci in questi anni, quindi un tempo molto stretto, di realizzare un sacco di cose che nel passato insomma il nostro paese ha dimostrato di fare un po' fatica a realizzare nei tempi che ci sono dati. E la cosa che non dobbiamo dimenticare e che io come responsabile del Dicastero della Pubblica Amministrazione non posso dimenticare è che il 70% delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono assegnate alla responsabilità degli enti territoriali. Quindi sono le regioni, le province, i comuni i protagonisti della realizzazione di questo piano. E quindi questo significa che noi abbiamo la necessità di far funzionare la nostra burocrazia, abbiamo la necessità di dare alle nostre imprese, ai nostri cittadini, ai nostri protagonisti sui territori, i sindaci, gli amministratori, non solo le dotazioni finanziarie, ma anche le competenze per poter realizzare il piano. Ecco, in termini di competenze, mi lasci dire che quando si parla di pubblica amministrazione molto spesso se ne parla in riferimento al fatto che c'è o una carenza d'organico oppure persone che non sono in grado di sostenere i ritmi richiesti. Su questo fronte, cioè sul fronte proprio delle persone, del personale, della formazione, questo è forse il primo step che bisogna affrontare. Ma allora, noi paghiamo una fase molto lunga dalla crisi finanziaria del 2008 di blocco del turnover nella pubblica amministrazione. Questo ha determinato una perdita di competenza nel corso del tempo e quindi evidentemente adesso dobbiamo recuperare. Tra l'altro devo dire che questo ha comportato anche un blocco di ingresso di forze fresche, di giovani, e ha allontanato i giovani dalla pubblica amministrazione. Però va anche raccontato. In tanti, ma abbiamo visto che non accettano il cosiddetto posto fisso. C'è una narrazione che però oggi i fatti incominciano a contrastare. Allora, intanto gli ultimi anni sono stati anni nei quali abbiamo recuperato un po' di terreno. Nel 2022 abbiamo assunto 157.000 persone nella pubblica amministrazione, quest'anno 2023 ne assumeremo altri 156.400 per sostituzione e turnover, e in più avremo oltre 15.000 risorse che inseriremo nel corso del 2023 in diversi comparti della pubblica amministrazione. Tra l'altro, visto che si è parlato di polizia penitenziaria, devo dire che io ho firmato giusto un mese fa un bando per l'assunzione di 11.000 persone sul comparto della sicurezza, di cui 1.000 di polizia penitenziaria. Quindi ci stiamo muovendo dal punto di vista della disponibilità delle risorse umane. Dobbiamo fare uno sforzo straordinario dal punto di vista della formazione. Vedete, non dimentichiamoci che stiamo vivendo un'epoca di profonda trasformazione, un'epoca che in cui l'innovazione procede ad una velocità alla quale non siamo abituati. Mi ha colpito molto uno studio di una università americana che ho letto qualche settimana fa, che raccontava che i giovani che oggi iniziano le scuole, i licei, quindi neanche l'università, i licei, andranno a fare dei mestieri che oggi non esistono. Quindi questo significa che il mondo sta cambiando a una rapidità straordinaria, e se noi vogliamo far funzionare il nostro paese, se noi vogliamo realizzare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dobbiamo agganciarci a questo processo di trasformazione. E quindi lo sforzo dal punto di vista della formazione, quindi della capacità di dare alle nostre persone, alle persone che lavorano negli enti territoriali, le competenze adeguate per realizzare i piani, è una priorità assoluta, è una priorità sulla quale non possiamo declinare. Stiamo facendo moltissimo, abbiamo un portale sito. La questione della formazione peraltro riguarda moltissimo quella via di mezzo di diversamente giovani, chiamiamole così, che guardavano più per 50, che spesso si trovano a non avere una competenza adeguata per far fronte a quello che c'è. Poi ci sono i nativi digitali, che sono un altro mondo ancora.
i nativi digitali. Ah, i nativi digitali. Una delle sfide del mio dicastero è quello di far diventare la nostra macchina una macchina attrattiva per i giovani. C'è un recente studio che ci racconta che il 30% dei giovani laureandi o laureati guardano la pubblica amministrazione come un'opportunità di impiego. È una cifra che è ancora insufficiente, ma certamente ci induce a ritenere che se lavoriamo bene, se siamo capaci di dare un'immagine della pubblica amministrazione come di un'organizzazione che è capace di funzionare, questo significa avere capacità di attrarre i giovani. E su questo tema io mi sto concentrando con grande attenzione sulla necessità di essere capaci di premiare il merito. Premiare il merito, essere capaci di individuare i talenti, di valorizzare i talenti, è un fatto fondamentale per ogni organizzazione e non può non esserlo per la pubblica amministrazione. Per lungo tempo è stato un tabù, per lungo tempo si è pensato che la gestione della pubblica amministrazione dovesse sottostare alla logica degli aumenti a pioggia, dei premi a pioggia. Io ho lavorato 31 anni in grandi organizzazioni multinazionali, non ho conosciuto un'organizzazione che funziona senza premiare il talento, senza premiare i migliori. La necessità di individuare le persone migliori, di premiarle, è un motivo essenziale per far funzionare la macchina organizzativa, e su questo dobbiamo ancora fare moltissimo, la pubblica amministrazione deve ancora fare moltissimo. Quindi dal punto di vista concreto cosa significa? Che raggiungimento degli obiettivi vengono riconosciuti magari significa, in class? Significa che noi dobbiamo gestire la nostra relazione con il sindacato nel costruire i contratti collettivi della pubblica amministrazione, dedicando una parte significativa della retribuzione al premio del merito, alla premialità. Dobbiamo fare quello che fanno tutte le aziende private. Ecco, io combatto questa narrazione di una pubblica amministrazione e del pubblico che deve distinguersi dal privato. Io ritengo che determinate logiche appartengono al pubblico e al privato in maniera trasversale. Non si capisce per quale motivo nel privato si può premiare il merito, e questo dimostra come chi sa premiare il merito fa funzionare le proprie organizzazioni, mentre nel pubblico questo è un tabù. Quindi questo significa avere un impegno con il sindacato per individuare delle soluzioni che ci consentano di far sì che la nostra organizzazione diventi attrattiva per chi ha voglia di lavorare nella pubblica amministrazione. Io non nascondo il fatto che oggi, anche dal punto di vista retributivo, l'organizzazione della pubblica amministrazione spesso non è competitiva con il privato. Se a questo poi sottraiamo anche la possibilità di premiare i migliori, diventa difficile far diventare attrattivo il nostro comparto. Quindi noi dobbiamo modernizzarci anche dal punto di vista dei sistemi di gestione. Dobbiamo essere capaci di prendere esempio dalle esperienze eccellenti del privato ed avere il coraggio di introdurre delle modalità di gestione delle persone che vanno nella logica di valorizzare il capitale umano. La chiave essenziale per il funzionamento di ogni organizzazione è il suo capitale umano. Qui ci sono dei rappresentanti delle categorie produttive, persone che dialogano quotidianamente con le imprese. Beh, insomma, nelle imprese di successo la chiave sono le persone, e quindi se noi siamo capaci di dare valore alle nostre persone, questo significa che abbiamo la possibilità di interrompere quella narrazione di una pubblica amministrazione che è uno stalker e che non è capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Obiettivo pubblica amministrazione efficace ed efficiente. Vado all'università con la nostra ministra Bernini, perché come si diceva poco fa, l'università è il perno prima di tutto della formazione di coloro che si affacciano al mondo del lavoro. Allora è necessario che l'università e il mondo del lavoro comincino a dialogare in modo sempre più stretto, comincino a formare in modo sempre più preciso i nostri giovani nella direzione laddove sono richieste delle figure professionali che, come si diceva poco fa, ancora non esistono. In questo le risorse del PNRR, le nostre imprese, i nostri imprenditori
è lì che vengono a cercare per assumere nuove figure professionali, Ministra. Senza dubbio, prima di tutto buongiorno a tutti. Cercherò di essere telegrafica, di dare qualche telegramma, perché oltre un certo limite diventa incostituzionale abusare della pazienza, soprattutto di chi è siamo ancora lì, di chi è in campagna elettorale, quindi cercherò veramente di essere sintetica. Sì, il PNRR è non solamente un contratto che il nostro paese ha fatto con l'Europa e da cui trae occasione per fare riforme. Il PNRR è un detonatore di crescita o non è? Tutti noi abbiamo ben chiara una cosa. In questo momento siamo stati irrorati di liquidità, lo ricordava il collega Zangrillo, anche per quanto riguarda le università, gli enti di ricerca. La terza importantissima anima del Ministero che mi onoro di rappresentare, che è l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, tre anime, università, ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica. Tre anime bellissime che, a differenza degli anni precedenti, hanno avuto finanziamenti, hanno avuto fondi, ma sono fondi che devono rappresentare un investimento sul futuro. Noi siamo un hub che produce futuro. Le università, le accademie, gli enti di ricerca sono officine che producono futuro, ma il futuro si produce se si investe bene. L'investimento pubblico e basta non funziona. Ricordava prima Alessandra Cattaneo la rigenerazione. Qui si è rigenerato attraverso fondi privati. Si sta continuando a rigenerare. Una delle parole chiave dell'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'università è rigenerazione. Le università non sono più delle monadi, sono dei luoghi che mettono profonde radici sui territori che le ospitano. E come fanno a mettere queste radici? Interagendo con la comunità, quindi sicuramente con gli enti locali, sicuramente con le amministrazioni, con le imprese. Senza le imprese il PNRR semplicemente non è. L'università, gli enti di ricerca stanno cercando di fare questo, stanno cercando di creare infrastrutture innovative che si chiamino centri di ricerca, che si chiamino partenariati estesi, che si chiamino ecosistemi dell'innovazione, che si chiamino infrastrutture innovative, in cui il pubblico attrae capitale privato, perché solo in questo modo queste strutture sopravviveranno al 2026 e saranno un detonatore di crescita e di futuro per tutto il sistema paese. Questa è la nostra grande sfida. Questa è la nostra grande sfida, che io sono convinta vinceremo a due condizioni. La prima, che siamo consapevoli di noi stessi. Noi siamo fortissimi. Noi non siamo solo made in Italy, noi ormai siamo created in Italy. Noi abbiamo un brand che tutto il mondo ci riconosce, lo ricordava Licia, c'è voglia di Italia, c'è voglia di Italia. Pensate che gli enti di alta formazione artistica e musicale, quelli di cui prima vi dicevo, sono internazionalizzati senza nemmeno chiederlo, hanno un 15% di partecipazione spontanea, naturale, dall'estero e di richiesta dall'estero sull'Italia, perché siamo noi. È la nostra storia che rappresenta il nostro presente, ma soprattutto le condizioni per il nostro futuro. È la fantasia che per certi versi completa il sapere. Come diceva Einstein, io preferisco la fantasia al sapere. Perché? Perché il sapere è limitato. La fantasia è il booster del sapere. E mai come ora noi siamo in condizione di crescere, ricordandoci che l'aerospazio parla italiano, in Italia e all'estero. L'oceanografia parla italiano, in Italia e all'estero. L'elettronica parla italiano, la meccatronica parla italiano, i microchip parlano italiano. Volete che continui? Quanto italiano si parla nel mondo? Quanti ricercatori sono considerati i migliori nel mondo? Ha detto bene, sono italiani. La questione è tenerli in casa nostra. Alt! Secondo me no. La situazione è farli uscire. E fargli risciacquare i panni e creare in Italia le condizioni per farli tornare oltre il patriottismo. Questo bisogna fare. Non bisogna farli rimanere qui, e ci mancherebbe che siamo una prigione, creiamo una gabbia per i nostri ricercatori. Il fatto però che vadano all'estero significa che purtroppo qui non trovano ancora una collocazione adeguata, invece bisogna
che i nostri universitari, che sono adeguatamente formati, e quindi vuol dire che la nostra università funziona, dia loro la possibilità di poter esprimere le professionalità che hanno, questo sì. Senz'altro. Vado a bomba sulla questione dei medici, perché noi abbiamo una carenza cronica, nonostante questi 2 anni di pandemia in cui sembrava che le cose si dovessero risollevare, avevamo addirittura richiamato, siamo arrivati a richiamare chi era in pensione, quando abbiamo tanti giovani che aspettano di essere ricollocati. C'è una strana questione in corso, il test di medicina che blocca gli ingressi, lo teniamo o non lo teniamo, una questione annosa. Allora, una piccola considerazione sulla domanda precedente, poi rispondo al test di medicina, che è una cosa a cui noi di Forza Italia teniamo moltissimo. E infatti lo abbiamo dimostrato incardinando subito al Ministero dell'Università e della Ricerca una commissione per aprire in maniera sostenibile l'accesso alla facoltà di medicina. Quindi lo abbiamo dimostrato con i fatti. Però, ecco, attenzione sui ricercatori, vi prego, non deprimiamo noi stessi. Non è una questione di ricercatori che non trovano lavoro, è una questione di qualità. Noi dobbiamo garantire l'eccellenza. Prima Alberto Paolo parlava, refuso terribile, il ministro Zangrillo parlava di merito, di talenti. Noi dobbiamo mettere attraverso l'università i nostri ragazzi e le nostre ragazze in condizione di avere una grande cassetta degli attrezzi che li faccia lavorare qui, dove il sistema paese deve crescere grazie allo slancio pubblico-privato del PNRR, e all'estero, per poi trovare le ragioni per ritornare. Facoltà di medicina, attenzione, anche qui non facciamo retorica. Non lei ovviamente, parlo di me stessa e di quello che leggo sui giornali. Una questione è aperta, per cui le attenzione, chiedo. Perché i medici, diciamo i ragazzi che entreranno adesso nelle università e nei dipartimenti di medicina e di scienze sanitarie, sono i professionisti da qui a 10 anni. Non li avremo un minuto dopo. I medici devono essere prima di tutto formati in maniera adeguata, sulla base non solamente dei numeri che in questo momento danno le regioni. Voi sapete come viene chiusa la facoltà di medicina, attraverso un calcolo a volte un po' spannometrico dei fabbisogni di medici delle singole regioni, dati dalla conferenza Stato-Regioni ogni anno. Però quello che non ci convince, ed è il motivo per cui abbiamo aperto una commissione e abbiamo soprattutto aperto l'apertura alla facoltà di medicina per il futuro, è che non sono solo le aziende sanitarie locali o gli ospedali universitari a dare lavoro ai medici, ma anche i centri di ricerca, ma anche le industrie farmaceutiche, e voi lo sapete bene, ma anche l'estero. Il mercato è molto più ampio di quanto non appaia. Quindi quello che noi dobbiamo fare è aprire il mercato di riferimento, cioè allargare i numeri che adesso sono numeri freddi e non corrispondono al reale mercato che i nostri ragazzi si trovano di fronte. Ma non essere così intellettualmente disonesti da non pensare che quello che noi facciamo è formare i ragazzi da qui a 10 anni, quindi il mercato che loro si troveranno davanti non è questo mercato, è quel famoso mercato che diceva lei, di professioni e di modo di fare il mestiere che ancora non esiste. Le faccio un esempio: chi dobbiamo formare noi adesso? Dobbiamo formare gli ingegneri medici, perché tutti voi sapete che adesso le metodiche mediche si sviluppano in maniera diversa dal manuale. C'è la telemedicina che sta arrivando. Non è telemedicina, questa è ancora di più, è robotica. È robotica. Quindi dove noi siamo fortissimi, tra l'altro, dove abbiamo grandi skills, grandi competenze. Questo significa che i nostri ragazzi e le nostre ragazze saranno formati a professionalità ancora diverse da quelle che ci sono adesso. È questo che noi dobbiamo garantire. Numeri maggiori, io ho già fatto 4 test al posto di 1, il test alla facoltà di medicina non è più 1 e non ha più la parte, diciamo, di cosiddetta cultura generale, che francamente era molto discutibile. Si comincia da 16-17 anni, si possono fare 2 prove all'anno quando si è ancora nella scuola superiore, 2 al penultimo anno e 2 all'ultimo anno, e si può scegliere la migliore, così viene meno anche quell'ansia da prestazione che io capisco benissimo, perché tutte le volte che faccio un test di intelligenza risulta una semideficiente perché mi agito, quindi capisco perfettamente l'ansia da prestazione. Che uno pensi, se uno pensi di giocarsi tutta la vita one shot, è ovvio che si agita. Quindi averne 4 is better than 1, certo. E comunque apriremo ulteriormente, secondo me realisticamente, insomma, ci sarà una percentuale di apertura sulle facoltà di medicina che già abbiamo cominciato ad abbozzare in questa commissione che si chiuderà in primavera, ma il nostro dovere, cioè non il nostro impegno, il nostro dovere
è formare le nostre ragazze e i nostri ragazzi alle nuove professionalità: fisico, filosofo, ingegnere medico, biologo, matematico. Questo è il futuro. Professionalità che ancora non vediamo, ma che esistono allo stato diffuso, le possiamo intuire. Assolutamente sì. Questo grazie. Grazie Ministro. A proposito di eccellenze, tra cui la nostra università rappresenta nel mondo, parliamo di Made in Italy con Valentini, che ha la delega proprio al Made in Italy, che è uno degli asset strategici importanti del nostro paese, uno però anche dei più abusati, mi lasci dire, che ha bisogno di maggiore tutela in un mercato sempre più aperto, naturalmente, non solo in uscita ma anche in entrata. Sì, assolutamente. E appunto il cambio di denominazione da Ministero dello Sviluppo Economico a Ministero del Made in Italy non è soltanto un aspetto formale o estetico, ma nasconde sostanzialmente quello che abbiamo in animo di fare. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, quindi il Made in Italy passa attraverso le imprese, ma come dicevano i colleghi, Made in Italy non è una denominazione geografica, non è che dire Made in Italy uguale a Made in Spain, eccetera. Made in Italy, ne siamo tutti coscienti, raccoglie in sé delle suggestioni e un universo valoriale che va molto al di là della semplice denominazione Italy, e tutti insieme, tutto il sistema Italia concorre a rendere forte questo che è più di un marchio. Io considero che Made in Italy sia, lo dico ai miei, più che altro è diventata una mission. Noi tutti dobbiamo essere all'altezza di questo marchio che abbiamo creato, e noi tutti vi contribuiamo, ciascun di Castero e ciascuno di noi nella nostra attività contribuiamo al Made in Italy. Ovviamente, come ha detto prima il ministro Tajani, con il quale appunto collaboriamo, Made in Italy è molto abusato perché la gente copia ciò che ha valore e successo, nessuno si mette a copiare un qualcosa che non serve a nulla. Contraffazione, Italian Sounding, sono l'altro lato del successo che abbiamo registrato. Certo, un po' serve, perché in fondo l'Italian Sounding e la contraffazione fa una pubblicità gratis, ma quando diventa eccessivo, allora diventa tanto. Come facciamo? Il mio dicastero in realtà ha il compito dell'attrazione degli investimenti. La strada che costruiamo con il Ministero degli Esteri è una strada che va in due sensi. L'attrazione degli investimenti si basa proprio sulla forza del nostro sistema, e vorrei riprendere quanto detto. Ad esempio, le imprese vengono in Italia e accettano di venire in Italia non sulla base di una competizione del prezzo che non possiamo affrontare, ma proprio sul fatto che, e voglio venire in Lombardia visto che siamo alle elezioni e visto che ci troviamo qua per sostenere un sistema che è un'eccellenza all'interno del sistema Italia, vengono qua perché? Perché abbiamo dei poli universitari, dei poli di ricerca, il polo medico, gli investimenti. Cito per citarne una, Mind, questa nuova iniziativa che si trova qua. Eccellente successo dove troviamo l'università, dove troviamo la medicina ad altissimo livello, ed è per questo che vengono le imprese, la regione ovviamente che costruisce il sistema, e le regioni vengono qua. E torno sempre al sistema regionale, attrazione di investimenti. Il dottor Garosci mi ricordava in un messaggino prima di venire, ricorda a tutti che il PIL italiano, un terzo esportazioni, e di questo un terzo è Lombardia. Quindi onore, come io do sempre onore, cito le fonti. E perché questo? E noi perché virtualmente parliamo di una platea di oltre 1000 imprese e imprenditori che ovviamente cercano risposte e sono disponibili a collaborare sotto tutti i punti di vista, pur di riuscire a fare bene quello che fanno. E lo fanno bene, ecco perché è importante. Nella prima attività che ho svolto abbiamo fatto un congresso con le regioni insieme al Ministero, perché le regioni sono il punto da cui parte la richiesta di investimento, debbono mappare le opportunità, ma è anche laddove si realizza l'investimento, e grazie alla capacità del sistema regionale, della sua amministrazione, che poi, come dico io, per prendere le persone, io vado a vendere il sistema a paese con la valigetta, è venite in Italia, perché anche se ci pensate molto prima, vi garantisco che una volta che siete venuti non ve ne andrete, e questo grazie a un sistema che noi vorremmo migliorare. Quindi andare a votare alle elezioni regionali un po' come il piano che abbiamo visto prima, lo sviluppo regionale, lo sviluppo nazionale è la stessa cosa espressa a gradi diversi, e quindi
mantenere un sistema regionale che è un'eccellenza, che funziona, che è un esempio, e nell'incontro con le regioni si prendono le eccellenze affinché le altre si avvicinino, possano emulare, è importantissimo. Altro aspetto di carattere più internazionale, la complessità nella quale ci troviamo, il Ministero in questo momento, siamo tutti impegnati, ciascuno al suo livello, in un negoziato, perché abbiamo una concorrenza in questo momento dagli Stati Uniti, che sono alleati ma che hanno messo sul tappeto 370 miliardi di aiuti, che in realtà sono 370 in crediti di imposta o altri tipi di sovvenzioni, ma che diventano, forse c'è chi stima addirittura un trilione, perché poi ci sono gli aiuti degli Stati per attirare proprio in America quelle attività che sono le attività della transizione, che non è soltanto una transizione ecologica, ci troviamo in una transizione del sistema industriale, e quindi, visto che dobbiamo concorrere, uno, con dei problemi di concorrenza energetica, e apro qua la strada a chi mi seguirà. Che speriamo, esatto, che sia ancora in collegamento, c'è ancora? Certo, eccomi. Sì, vengo da lei tra pochissimo. Abbiamo questo, e ci troviamo anche chi ci mette i soldi, e la reazione europea non deve essere, e noi diciamo, quella di fare la stessa cosa, perché altrimenti chi ha più capacità fiscale si porta le aziende, perché questa reazione è una reazione perdente. Noi vinciamo soltanto se sul piatto della medaglia della concorrenza globale mettiamo l'Europa come mercato, vicino all'America come mercato, un mercato coeso, un mercato nel quale noi chiediamo si possano riutilizzare i fondi che già sono disponibili, la liquidità di cui hanno parlato e che non stiamo mettendo a terra, li possiamo riutilizzare proprio per far fronte a questa concorrenza, essere stimolati, e allo stesso tempo chiediamo che ci sia un fondo sovrano di carattere quindi verticale che consenta all'Europa di andare avanti. In tutto questo contesto noi come Italia però ci dobbiamo presentare con le carte in regola, e dobbiamo tutti al nostro livello fare il nostro meglio. È questo che io considero Made in Italy. Ogni giorno cosa ho fatto io, quello diventa Made in Italy, e se mi permettete e consentite, io credo che mantenere, votare, esprimere un voto per Forza Italia all'interno della coalizione centrodestra serva assolutamente a far sì che questo Made in Italy non sia un concetto astratto, ma sia tutti i giorni un concetto presente nell'attività di tutti noi, che vi ringrazio come noi tutti contribuiamo alla realizzazione del Made in Italy. Grazie Vice Ministro Valentini. Introduceva un argomento importante, che è quello della transizione ecologica. Allora, onorevole Frattini, vengo da lei. Intanto ci dica dov'è, visto che sappiamo che è in missione proprio per stringere dei nuovi accordi sul fronte della rinnovamento. Io sono ci dica. Sono giunto a Roma, da poco giunto a Roma, però non avevo la tempistica per arrivare a Milano, che riusciva. Quindi, però sono giunto a Roma, sono qui fermo a Roma. Diretto a Baku, se non sbaglio, era a Baku, ero a Baku a occuparmi di gas. Di gas. E naturalmente di quello che è il quadro presente e futuro della sicurezza energetica. Assolutamente. Quindi, sì. Quando... Senta, allora, proprio su questa questione, le imprese sono particolarmente interessate alla questione energetica, perché come sa, tutte le volte che guardano le bollette nell'ultimo anno gli veniva da piangere. Dal prossimo mese comincerà questo calo in bolletta, che speriamo diventi normale, si possa insomma normalizzare, torniamo alla normalità. Allora, diciamo che è cominciato. Nel valutare la contingenza mi permetto di dire questo innanzitutto, oltre che naturalmente ringraziare per l'invito, scusarmi di non essere presente, ringraziare il coordinatore regionale di Ceronzulli e tutti i candidati che sono impegnati. Allora, diciamo questo, due temi sulla questione energetica. Una, la contingenza, siamo ormai il 4 febbraio, dovremmo aver superato la difficoltà dell'inverno, perché gli stoccaggi ci sono e quindi non dovrebbe esserci più il rischio di rimanere senza corrente, di rimanere senza gas, di rimanere al freddo o senza luce per questo inverno. La preoccupazione un po' rimane per l'anno prossimo, certamente, e riguarda le quantità che dobbiamo ricostituire. L'altro grande tema, quello del prezzo. Vorrei ricordare che il prezzo del gas
dal quale dipende l'energia elettrica per l'Italia, perché la metà della nostra energia elettrica la produciamo con il gas, è arrivato ad essere 350 euro al megawattora al mese di agosto ed era 150 euro a dicembre quando c'è stato l'accordo del price cap, che non è il prezzo del gas, ma è il bazooka per sospendere la quotazione del gas, ed oggi sarà per quello, sarà perché abbiamo dato noi Italia all'Europa una serie di garanzie, su questo mi permetto di fare una considerazione dopo, sta di fatto che il prezzo gira su 50-60 euro. Da questo discende il fatto che già il mese scorso c'è stata una discesa del prezzo dell'energia elettrica del 20%, l'altro ieri è stato annunciato la discesa del 34,2%, che è una cifra rilevante, del prezzo del gas. Non siamo quelli di 2 anni fa, ma siamo quelli del comunque inizio 21, prima della guerra in Ucraina. Quindi non siamo quelli del 20, quando il gas era a 15-20 dollari o euro al megawattora, ma comunque da 3,50 siamo a 60. Questo è per risolvere quella che è la situazione di contingenza, che ha visto il governo impegnato anche con tante decine di miliardi. La manovra di bilancio, e questa è una delle bandiere rivendicate da Forza Italia, è intervenuta a favore di imprese e famiglie con 21 dei 30 miliardi di manovra. Questa è la grande azione. L'altro quadro, quello su cui stiamo lavorando, e naturalmente sto lavorando per quanto riguarda la mia delega, e mi si permetta, è il disegno che il Presidente Berlusconi ha portato avanti nel suo ultimo governo, che era quello di aprirci fortemente al sud. E questo perché? Perché il quadro, la guerra in Ucraina, l'invasione ucraina da parte della Russia, è cambiato completamente la geopolitica. Prima il centro era la Germania e lo smistamento avveniva da est verso ovest e verso sud. Oggi noi, centrale del Mediterraneo, siamo in grado di diventare il luogo di raccolta da tante fonti, da tanti giacimenti che si chiamano Algeria, che si chiamano Libia, che stiamo ripristinando proprio quel rapporto che Silvio Berlusconi aveva creato e che si chiama in questo caso Azerbaigian, dove io ero ieri. Faccio un esempio sull'Azerbaigian. L'Azerbaigian per noi significa il cosiddetto TAP. Aumentare la capacità del TAP, si è riferito all'inizio. Ecco, ma significa questo, è quel gasdotto che i 5 Stelle e il PD pugliese non volevano. Esatto, le dico questo, noi abbiamo preso dal TAP 10 miliardi di metri cubi quest'anno, 15% della nostra energia. Se noi non avessimo avuto questi 10 miliardi di metri cubi, avremmo dovuto spegnere tutto, dalle fabbriche alle famiglie, un'ora al giorno, non so, dalle 6 alle 7 di sera almeno. Quindi questa sarebbe stata la conseguenza. Quindi se non solo ci siamo salvati la contingenza, ma se abbiamo continuato ad avere energia, è grazie al TAP, a questa scelta che... Visto che siamo, grazie a questo... governo di coalizione, fortemente proiettati verso un'altra dimensione che non è più quella dei no a tutto, noi per renderci indipendenti abbiamo bisogno anche di approvvigionamenti nazionali, mi viene in mente la questione dei rigassificatori, delle trivelle, transizione significa anche quello, il primo che dovrebbe essere attivato è quello di Piombino. Esatto, è quello di Piombino, peraltro io ho ricevuto anche la foto della nave colorata come la vuole la sovrintendenza, in blu un mare. E ce la facciamo allora, dice lei. Dovremmo fare, ce la facciamo. Allora, per fine marzo dovremmo essere a posto con tutti i collaudi, quindi da bene essere nelle condizioni. Piombino, poi Ravenna, noi dobbiamo diventare, e questo perché la seconda gamba, sicurezza nazionale vuol dire la sicurezza d'Italia,
ma qui si apre un filone di produzione e di interesse nazionale nel diventare il soggetto che fa la fornitura al nord Europa, all'Austria, alla Baviera, alla Svizzera, e quindi essere noi centrali nel futuro d'Italia, e naturalmente non solo trasferendo gas, ma a questo punto giocando sul sole, sul nostro mare, quindi sul vento, possiamo anche trasferire energia elettrica. Diventare insomma, come si diceva, l'hub nel Mediterraneo, questo di certo rassicurerebbe moltissimo gli imprenditori, soprattutto diciamo della Lombardia, dove si concentrano tantissime attività industriali. Esatto, legato a questo mi si permette di dire una cosa: sicurezza energetica, energia è il più grande contributo che possiamo dare al sistema ambiente, e lo dico rispetto alla Lombardia, a questo grande motore d'Italia e d'Europa, 400 miliardi di prodotto interno lordo, è il vero grande motore di questo paese, ma che si trova anche nella pianura padana, con problemi di aria, quindi di polvere sottile, di acqua, dove dobbiamo rireggimentare, e naturalmente il grande contributo quale diventa con tutte le azioni che stiamo facendo nel ribaltare la produzione dell'energia, passando, abbandonando certi fossili, carbone e petrolio. Noi utilizziamo ancora carbone e petrolio anche per produrre energia elettrica, e andando verso geotermico, eolico, fotovoltaico, a fare in modo che quello che oggi è per 2/3 fossile e 1/3 rinnovabile diventi fra 10 anni, e questo è l'obiettivo, 2/3 rinnovabile e solo più 1/3 fossile fatto col gas, che tra tutti i fossili è il meno dannoso. Grazie Ministro per essere intervenuto nonostante il movimento, il viaggio e la mission. Ringrazio anche voi per essere stati con me. Siamo arrivati alla fine di questa giornata di incontri, abbiamo naturalmente il saluto, il messaggio. Vi invito qui la senatrice Licia Ronzulli. Allora venite sulla salite il ministro Tajani, la ministra Casellati, l'onorevole Alessandro Cattaneo, perché andiamo ad ascoltare insieme, giusto, il video messaggio del nostro presidente Berlusconi. Cari amici, buongiorno. Cari amici, buona salute. Cari amici, buon lavoro. Ormai manca soltanto una settimana. Domenica e lunedì prossimi i cittadini della nostra Lombardia confermeranno il presidente Fontana e la coalizione di centrodestra alla guida della nostra regione. In Lombardia noi vinciamo regolarmente da quasi 30 anni, dal 1995, senza interruzioni. Il buon governo del centrodestra ha fatto bene, ha fatto della Lombardia una delle regioni più avanzate d'Europa, un modello apprezzato e studiato nel mondo. Io l'ho ripetuto spesso, anche in questi giorni, sono orgoglioso di essere un figlio di questa terra lombarda. Sono orgoglioso che la mia famiglia abbia qui le sue radici. Sono orgoglioso di aver vinto qui le mie scommesse di imprenditore. Sono orgoglioso di condividere i valori di una terra al tempo stesso industriosa e solidale, rivolta al futuro ma orgogliosa della sua storia, proiettata in Europa mantenendo però una forte identità territoriale. Vedete, lo spirito imprenditoriale, l'etica del lavoro, la sensibilità sociale sono valori tipicamente lombardi e sono i nostri valori. Anche per questo Forza Italia è nata qui, qui abbiamo ottenuto i nostri primi successi, qui abbiamo realizzato il miracolo del 1994. Sono passati da allora quasi 30 anni,
e siamo ancora una volta al governo del nostro paese, con le nostre idee, con i nostri programmi, con i nostri valori. Siamo parte essenziale della coalizione di centrodestra, siamo determinanti per vincere e per governare in Lombardia come in Italia. Siamo orgogliosi di rappresentare il centro liberale, il centro cattolico, il centro garantista, il centro europeista, il centro atlantico. Siamo orgogliosi di rappresentare in Italia il Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica d'Europa, i moderati d'Europa alternativi alla sinistra. Per questo oggi abbiamo voluto qui i ministri di Forza Italia, perché la collaborazione fra regione e governo, governo nazionale naturalmente, può dare frutti straordinari, può dare nuovo e ulteriore impulso al modello Lombardia, punta diamante di un'Italia che ritorna a crescere. Un'Italia che nel mondo ha il volto autorevole e rassicurante del nostro vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, ben conosciuto nelle capitali straniere per la sua storia e per la sua esperienza di presidente del Parlamento europeo. Un'Italia che sa coniugare sviluppo e ambiente grazie al lavoro serio, al lavoro qualificato di un ministro come Gilberto Pichetto. Un'Italia che trova nelle università e nella ricerca delle assolute eccellenze, che Anna Maria Bernini sta valorizzando con passione e con competenza. Un'Italia che dopo decenni, grazie ad Elisabetta Casellati, ha cominciato un serio percorso di riforme che porterà al presidenzialismo. L'Italia ha cominciato a liberarsi dal fardello della burocrazia, come avevamo promesso in campagna elettorale, grazie al serio e intelligente lavoro di Paolo Zangrillo. Con loro i nostri viceministri, Francesco Paolo Sisto, vero baluardo del garantismo, chiamato a concorrere ad una epocale riforma della giustizia, e Valentino Valentini, che unisce la competenza internazionale, l'attenzione e la comprensione del linguaggio dell'interno. Un grazie particolare voglio rivolgere a chi, in parallelo al governo, è protagonista nel Parlamento. I nostri capigruppo Licia Ranzulli e Alessandro Cattani. Grazie al loro lavoro che i nostri gruppi parlamentari sono considerati i migliori e più qualificati del Parlamento. A Licia poi devo dire un grazie doppio per il grande impegno e l'autorevolezza con cui sta guidando il nostro movimento in Lombardia, perché anche in questa difficile campagna elettorale è presente e, nonostante il suo gravoso compito in Parlamento, è presente ogni giorno. Ho accennato poco fa, ringraziando i ministri, all'eccellente lavoro che stanno facendo insieme ai nostri parlamentari per cambiare l'Italia. Il governo, in poche settimane, ha messo a fuoco alcuni obiettivi importanti che corrispondono ai nostri impegni assunti in campagna elettorale, sul fisco, sulle pensioni, sul lavoro dei giovani, sulla giustizia e anche sulle altre grandi riforme che ci siamo impegnati a realizzare. Certo, finora è stato indicato un percorso, si sono mossi soltanto i primi passi, ma stiamo andando nella direzione giusta. E a questo proposito abbiamo finalmente ottenuto l'approvazione da parte del nostro governo, un'approvazione che la Lombardia da tanto tempo aspettava, quella dell'autonomia differenziata. Era un nostro impegno nei confronti degli elettori lombardi
e delle altre ragioni che l'avevano chiesta con un referendum. Posso dire con legittimo orgoglio che è stata la capacità di equilibrio e di mediazione di Forza Italia che ha consentito di arrivare a un testo condiviso, un testo che valorizza le possibilità dei territori senza penalizzare nessuno, senza spaccare il paese, ma consentendo alla nostra Lombardia di guardare avanti, di potersi gestire, di guardare all'Europa come ha dimostrato di saper fare e di voler fare. Un grazie particolare per questo alla nostra Elisabetta Casellati, che come ministro delle riforme ha avuto un ruolo importante in questa difficile partita. Cari amici della Lombardia, rivolgo un abbraccio affettuoso a tutti, in particolare ai nostri candidati, a chi ha già governato la regione con ottimi risultati e ai tanti volti nuovi che abbiamo messo in lista. Tutti candidati credibili per la loro cultura, credibili per la loro competenza, credibili per la loro integrità, per la capacità che hanno dimostrato di avere, realizzando anche fuori dalla politica gli obiettivi che si erano prefissi. Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della nostra Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri e quindi sapranno scegliere, sapranno premiare il nostro trentennale buon governo, sapranno premiare la serietà, il garbo, la concretezza di Attilio Fontana confermandolo candidato presidente della regione come assolutamente si merita. Sapranno scegliere all'interno del centrodestra chi si è sempre battuto con coerenza per la libertà dei cittadini e delle imprese contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione giudiziaria. Sapranno scegliere chi ha governato e governa dalla parte delle imprese, dalla parte del lavoro, dalla parte dei giovani e degli anziani. Tutto questo ci rende diversi da tutti gli altri. Tutto questo ci rende decisivi. Io ci credo. E lo sapete. Perché per noi chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince. Dunque, Forza Lombardia, ovviamente. Forza Italia, un abbraccio caloroso e affettuoso a tutti voi. Grazie, grazie al Presidente Berlusconi, al quale vanno i saluti, l'abbraccio dei ministri, dei sottosegretari, dei viceministri, di tutta questa platea. Grazie a voi anche per la pazienza. Grazie e buona giornata. E buon voto 12 e 13 febbraio.